Buonasera a tutti e a tutte e bentrovati a questo nostro terzo incontro online nell'ambito del progetto Uomo, Woman on Movement. Dal titolo, l'incontro di oggi si intitolerà L'esperienza in laboratorio, autoeducazione e metodologie autobiografiche. E, come sempre, abbiamo con noi le ricercatrici della passata esperienza di laboratori di empowerment in carcere all'interno del progetto WIT, quindi Susanna Ronconi, Grazia Zuffa e Izzo Nil, e una serie di ospiti che stasera ci racconteranno in varia forma, poi Susanna entrerà più nel dettaglio, l'esperienza e anche facendo dei focus dal punto di vista appunto metodologico. Io ricordo a tutti che ci stiamo avvicinando alla data di scadenza per l'iscrizione al workshop residenziale di settembre a Firenze, che appunto mancano solo 3 giorni. I posti sono rimasti in pochi e quindi invito tutti insomma, a confermare il prima possibile. Ricordo anche che sul Drive, sul link che ogni volta noi pubblichiamo e che ricevete anche nella mail con il link degli incontri online in chat, è possibile trovare i materiali dell'incontro di oggi e anche dei passati incontri, dove è possibile vedere il booklet che è stato pubblicato con il resoconto e il racconto della passata esperienza nelle carceri di Pisa, Don Bosco, Firenze e Sollicciano e tutta una serie di suggerimenti bibliografici che ma altri materiali che possono essere utili. Passo la parola a Susanna. Ah, no, molto importante, ovviamente, come sempre, qualsiasi domanda, qualsiasi commento può essere scritta in chat e verrà poi letta e risposta durante la fase di dibattito, intorno, insomma, una volta finito il nostro incontro e la spiegazione. Susanna, a te. Grazie Serena, do anch'io il benvenuto a tutte e tutti. E due parole sulle relatrici e amiche che ci aiuteranno oggi a orientarci nel tema dell'approccio e della metodologia autobiografica. E sono con noi Barbara Mapelli, Liz O'Neill e Adriana Lorenzi. E il tema di oggi appunto è la metodologia e l'approccio autobiografici. La volta scorsa abbiamo trattato di empowerment e self-empowerment e oggi entriamo nel merito che il nostro nel merito della modalità con cui il nostro progetto ha scelto di lavorare nella direzione del self-empowerment, che è appunto il metodo autobiografico, che è quel metodo che ci dice che attingendo dalla storia della nostra vita possiamo apprendere su noi stessi, possiamo risignificare la storia di questa vita traendone consapevolezza e soprattutto traendone anche una forza di riprogettazione. È un metodo che ci dice però che questo è possibile nel momento in cui questa nostra storia noi la raccontiamo, cioè ne facciamo un racconto che è prima di tutto fatto a noi stessi e a noi stesse, ma è che è sempre un racconto e una narrazione che avviene in un contesto, in cui cioè gli altri sono sempre presenti, come sono sempre presenti nel formarsi delle nostre vite. E come vedremo, anche l'approccio metodologico che noi vi proponiamo, ha in questa presenza dell'altro, un suo punto di forza. Vi ricordate, nell'altro incontro abbiamo sempre parlato dell'altro, come, presenza fondamentale anche quando appunto si parla di self-empowerment, no? Abbiamo sempre detto che la nostra proposta formativa e autoformativa non è mai una proposta che avviene in solitudine, no? Ora, questo è vero anche per l'autobiografia, che può sembrare, no? Forse anche un po' paradossale. Parliamo di autobiografia, quindi parliamo prima di tutto di una storia che noi racconta, nostra storia, che
che noi raccontiamo a noi stessi. Ma vedremo come appunto anche questa storia avviene sempre dentro una rete di relazioni, di legami, e in qualche modo è una storia che ci presenta al mondo e non solo a noi stessi, a noi stesse, insomma. Quindi questo è un po' il nodi che cercheremo di dipanare insieme. Allora, oggi lavoriamo come l'altra volta, così chiediamo a Barbara Mappelli un primo intervento in cui lei ci darà anche un po' una cornice e alcuni stimoli su questo, e poi con Liz e con Adriana andremo dentro l'esperienza, cioè l'esperienza che fa di questo approccio appunto qualcosa di concreto e di vissuto. E sia dopo l'intervento di Barbara che dopo gli interventi di Liz e Adriana avremo modo quindi di scambiare, no? di dialogare. E questo, come diceva Serena, sarà possibile anche da parte di chi partecipa alla formazione, ponendo domande in chat e volendo anche chiedendo la parola direttamente. Allora cominciamo da Barbara. Barbara Mappelli è una pedagogista, si occupa molto e soprattutto di temi di genere, e ha anche insegnato pedagogia delle differenze di genere, scusate, alla Bicocca di Milano, e attualmente è promotrice, tra le promotrici del gruppo NUSA, che vuol dire Nuove Soggettività Adulte, che è un gruppo interuniversitario che si occupa di educazione per gli adulti. E Barbara è anche molto attiva all'interno del movimento delle donne, e questa è un aspetto, credo, importante della sua esperienza. E come dicevo prima, è autrice di moltissimi libri, soprattutto che trattano il tema dei generi. E Barbara è anche particolarmente esperta di approcci autobiografici, su questo ha anche molto lavorato e anche molto scritto. E allora per tutto questo, abbiamo chiesto a lei di darci una mano ad aprire questo tema dell'autobiografia in relazione al discorso dello sviluppo di sé, direi, no? Quindi del self-empowerment e dell'empowerment. Barbara, a te la parola. Grazie, Susanna. Volevo avviare la mia riflessione a partire da uno stimolo che è stato un po' discusso la volta scorsa, ed era il tema lo chiamo così, dello stare vicino a sé e dell'adattamento, no? Che erano due poli tra i quali si costruisce, ed è un'esperienza che abbiamo tutte e tutti, si costruisce una tensione, no? Ecco, come adattarsi in un contesto non perdendosi di vista, o viceversa, non perdersi di vista, ma agire dei gesti di adattamento, delle azioni di adattamento all'interno di un contesto. Ecco, questa tensione l'ho definita in alcune volte come una ricerca di misura, no? Ecco, come se ci fosse un equilibrio da cercare tra questi due poli, non rendendoli oppositivi, ma rendendoli il più possibile funzionali alla propria biografia. Ed è indubbio che il racconto autobiografico in questi che sono dei momenti cruciali è molto utile, perché ci sono nella vita di tutte e tutti noi dei momenti nei quali abbiamo dovuto agire questa tensione, viverla, misurarci con essa, e il fatto di ritrovarli nella nostra biografia ci può aiutare anche ad affrontarli in situazioni diverse e più complesse. Ecco, mi interessava molto collegarmi a questo tema perché è stato discusso molto bene, ovviamente non risolto, non deve essere risolto, ma si esplicita proprio in una tensione che si ripropone nella vita di ognuno. Entrando nel merito
più specifico del tema dell'autobiografia, vabbè, l'autobiografia è stata definita in mille modi e non è facile, ecco, riassumere, anzi non ci provo proprio neanche a riassumere, le varie definizioni che sono state date. Cerco un mio percorso all'interno di questa complessità nella prima parte e nella seconda parte cerco un percorso di genere, cioè l'autobiografia per le donne, no? Ecco, il punto di partenza, ecco, del momento autobiografico, della scelta autobiografica è un desiderio, desiderio di fare ordine nella propria vita, di rivedere la propria vita. È un desiderio che non tutte le persone hanno, anzi, non molte persone hanno, perché c'è chi vive spesso nella inconsapevolezza del proprio vivere e chi non ha nessuna voglia di ritornare sulla memoria del proprio passato e degli eventi della propria vita. Ecco, e credo che questo riguardi la maggior parte delle persone. Questo desiderio, però, io credo, in questo io mi metto come educatrice, ecco, penso che sia un desiderio che si può aiutare a suscitare, cioè si possono aiutare le persone a ritrovare in sé questo desiderio, che significa qualcosa di molto importante, di una partenza virtuosa, rispetto alla possibilità, di accettarsi e di assumere delle responsabilità, rispetto a se stesse e se stessi, per quello che è accaduto, per quello che si è fatto e per quello che si è divenute, nel tempo. Ciò che è avvenuto nella nostra esistenza, quello che abbiamo fatto e di cui magari ci vergogniamo, di cui non abbiamo un ricordo piacevole, non può essere cancellato. Ciò che è stato fatto è fatto, esiste comunque un'oggettività in ciò che è avvenuto, però noi possiamo ripercorrerlo, avere il coraggio di ripercorrerlo e attraverso uno sguardo che è uno sguardo mutato, evidentemente, perché avviene magari questa ricognizione sul passato dopo molti anni, ecco, ritrovarci in ciò che è accaduto, rivederlo, reinterpretarlo, anche se non possiamo, ma forse non si può neanche desiderare, di cancellare, perché fa parte della nostra biografia. Ecco, voglio dire, quello che finora ho detto, porta a un secondo passaggio, secondo me, nel tema autobiografico, cioè l'autobiografia si presenta principalmente nei miei occhi come cura di sé, come percorso in cui ci prendiamo in mano noi stesse, noi stessi, ci prendiamo in mente, in mano la nostra vita e con l'intenzione di comprenderci meglio e con l'intenzione di dare magari, se riusciamo, un senso, un significato a ciò che abbiamo vissuto, magari un significato frastagliato, complesso, pieno di rotture, di sospensioni, ecco, però riprenderselo in mano. E quindi una cura di sé ed è un gesto educativo, autoeducativo. Senz'altro, però può diventare anche una possibilità educativa, cioè assumere come soggetto che si propone nella formazione di altri soggetti, scegliere questa modalità come una modalità educativa. E io poi magari chiacchierando vi racconterò di alcune esperienze importanti che ho fatto, una in particolare, che continua nel tempo. Ecco, questo che io ho chiamato prendere in mano la propria vita, riflettere su quello che è avvenuto, è anche un esercizio quotidiano. Una volta che lo si impara,
lo si fa tutti i giorni. E c'è una parola che mi piace molto, spagnola, che lo indica e si chiama vivencia, direbbero gli spagnoli, una parola che ho imparato da Maria Zambrano e che vuol dire vivere, vivencia, pensando a ciò che si vive. In tedesco è Erlebnis, credo. Che siano abbastanza simili queste due parole. In italiano non mi pare che ci sia una definizione simile. Ecco, vivere nella consapevolezza del pensiero sulla propria vita, ed è un esercizio che una volta che si apprende non si smette mai di esercitarlo, insomma. Ed è a volte un po' faticoso, ma credo molto utile. Ecco, un terzo punto importante nell'autobiografia, a mio parere, essenziale, è la scrittura. Scrivere è un esercizio che riguarda profondamente il tema del raccontarsi e su questo ci sono anche molte divergenze. C'è chi ha un'interpretazione molto rigida della scrittura autobiografica e che deve essere proprio una sequenza cronologica, ordinata, secondo una serie di stimoli previsti. E chi invece, come me, ha un'idea invece molto più libera della scrittura autobiografica e la pratico e la faccio praticare in questo modo, nel senso che esistono molte forme, insomma, di raccontarsi, anche forme letterarie, narrative, anche forme immaginifiche, inventate, ecco, in realtà si parla di sé anche inventando delle storie o rifacendosi e riscrivendo la storia altrui. In questo gruppo con cui lavoro, di cui vi parlerò dopo, siccome sono più di 10 anni che facciamo scrittura autobiografica, ovviamente mi sono dovuta inventare, ci siamo dovute inventare, ecco, molte modalità di scrittura, ma è rimasta nelle nostre intenzioni sempre come scrittura autobiografica. La scrittura ha una grande qualità, la scrittura in generale, quella autobiografica in particolare, e cioè consente la giusta distanza tra il soggetto che scrive e la sua scrittura. Questa è una qualità, che rende straordinario il lavoro della scrittura. Credo che chi ha provato a scrivere ne abbia esperienza. Io senz'altro ce l'ho, nel senso che quello che scrivo, se lo rilego a pochissima distanza, mi sembra quasi scritto da un'altra persona. E io imparo in quello che ho scritto alcune cose di me che mi sembrava di non sapere. Evidentemente era qualcosa che la scrittura ha tirato fuori e che non era nelle mie corde di consapevolezza in quel momento. Ecco, quindi la scrittura ha delle qualità di conoscenza e scoperta di sé che sono, credo, inarrivabili in altre forme, probabilmente anche in altre forme artistiche ci sono, ma io non le conosco. Per quanto riguarda le donne, è particolarmente importante questo tema perché le donne, poi lo riprenderò meglio, noi donne nella storia non abbiamo avuto molta possibilità rispetto agli uomini di parlare con la nostra voce. È abbastanza recente, relativamente recente, ecco, l'apprendimento femminile della scrittura, della lettura e soprattutto della scrittura pubblica o comunque della scrittura di narrazione di sé. E la cosa importante è che tra le tante qualità e virtù della scrittura è che attraverso la scrittura autobiografica noi impariamo a liberarci degli stereotipi di noi che abbiamo dentro di noi. Ecco, forse questo richiede una certa spiegazione. Voi sapete il significato della parola stereotipi, che significa un irrigidimento in alcune categorie cui vengono collocate senza possibilità di mutamento alcune persone, alcuni atti del vivere. Ma noi stesse, noi stessi, siamo prigionieri dei nostri stereotipi,
cioè ci collochiamo nella conoscenza di noi attraverso alcune definizioni che ci danno gli altri, che ci diamo noi. Allora c'è chi è la prof, chi è la trasgressiva, chi è la homeless, e in questo modo si impoverisce il prisma identitario che siamo, perché siamo soggetti multipli, soggetti fatti di tante cose. Si impoverisce questo prisma identitario e si nega in qualche modo l'unicità che invece ogni soggetto rappresenta. E ogni soggetto è unico perché è unica la storia che abbiamo, e quindi è importante la nostra storia perché ci definisce nella nostra contiguità con altri e altre, ma anche nella nostra assoluta unicità. E possiamo scoprire questa unicità raccontandoci meglio la nostra storia. Ecco, come proseguo e cerco di esaurire in questo modo la prima parte del mio discorso dicendo che se tutto va bene nel percorso autobiografico, esso può trasformarsi in un progetto di sé. Nel senso che ripercorro il passato, mi avvicino a me stessa nel presente con tutto questo patrimonio di conoscenza di me posso rielaborare un progetto di me nel presente e nel futuro, perché mi sono arricchita di una conoscenza di me e soprattutto ho fatto pace con me stessa, perché se non sei in un rapporto con te difficilmente puoi elaborare un progetto di senso, un progetto positivo, un progetto di progresso, non nel senso di un progresso come si intende comunemente, ma di progresso personale. E quindi, per dirla un po' al tipo filosofo, alla filosofa, alla Arendt, possiamo immaginare che questa sia una seconda nascita. È un po' forte questa definizione, però per talune persone lo è stata, devo dire in parte lo è stata anche per me e per altre persone che conosco. Ecco, adesso passerei alla seconda parte, spero di avere ancora tempo, perché è un po' più lunga della prima. Che è la scrittura autobiografica delle donne, perché la domanda è: ma ci sono delle differenze tra la scrittura autobiografica delle donne e quella degli uomini? Ed è una domanda che ha molte risposte. E, innanzitutto direi che, certo, taglio queste risposte un po' con l'accetta, perché sarebbe molto lungo il discorso, però è inevitabile. Ecco, direi che per le donne ha innanzitutto un grande valore politico la scrittura di sé, perché noi siamo state scritte più che scrivere. La nostra presenza sul palcoscenico pubblico, comunque sul palcoscenico della comunicazione di sé, è recente, e quindi poter scrivere di sé e poter anche comunicare, condividere questa scrittura di sé è un atto di presenza per le donne. E qui mi viene in mente un'autobiografia che ho letto con un piacere enorme, che mi ha dato molto, di una filosofa, Maria Zambrano, che ha scritto un'autobiografia dal titolo Delirio e Destino. Un piccolo aneddoto rispetto a questa scrittura. Maria Zambrano, quando scrisse questo suo testo, era in Messico esiliata, perché se ne andò dalla Spagna franchista, e era senza un soldo, e venne a sapere che c'era un bando che avrebbe premiato, anche con un premio pecuniario notevole, una scrittura autobiografica. Allora, solo lei racconta così, solo per poter stare al mondo e sopravvivere, ha scritto questo testo, ha vinto naturalmente e ha potuto tirare avanti per un po' di tempo. Dunque, torno al tema della presenza per le donne. Il testo di Maria Zambrano inizia
con un verbo latino, ad sum, che vuol dire ci sono, e termina anche il libro con ci sono, tradotto già in italiano, vuol dire io sono qui, io sono una presenza, ed è una cosa particolarmente importante per una donna. Poi il testo, curiosamente, è scritto in terza persona, è stato interpretato in vari modi questa sua scelta di non usare io, ma usare la terza persona. Io penso che sia stato per sottolineare due cose: da una parte il fatto che lei parlasse per sé, ma anche a nome di altre donne, e anche il fatto che sottolineava questa distanza dalla scrittura, ecco, di cui era assolutamente consapevole, no? Per cui la terza persona era il suo doppio, rappresentato dalla scrittura. Comunque è una scrittura straordinaria, una lettura, se avete voglia, è tosto il libro, ma comunque varrebbe un po' la pena di leggerlo. Vi dico un paio di frasi che mi sono presa, perché sono delle frasi molto significative nel contesto di quello che sto dicendo. Ecco, lei parla di questa scoperta di sé come l'ascolto di ciò che chiede di essere tratto dal silenzio, ecco, perché a volte è avvolto nel silenzio ciò che abbiamo vissuto, e bisogna che ci mettiamo nell'attitudine di ascoltarlo. E poi va diretta sulle difficoltà dell'autobiografia, parlando della necessità di far emergere quel fondo di debolezza, lei dice, di cui avere cura dentro se stessi e dentro la propria vita, ecco, un fondo di debolezza, un fondo di fragilità che non abbiamo mai tanta voglia di tirar fuori, ma che ci appartiene e con cui è giusto, è lecito, anzi è doveroso, io credo, fare i conti. Vado avanti con le differenze tra donne e uomini. E un'altra differenza sostanziale sta nel fatto che l'autobiografia parla delle vite, e le vite delle donne e degli uomini sono diverse, tuttora sono molto diverse. Le vite delle donne, adesso dico cose molto note, molto discusse, le vite delle donne hanno una caratterizzazione di complessità, di pluralità, che hanno meno le vite degli uomini. Portiamo avanti delle filiere di impegni, competenze, responsabilità molto differenti tra loro, e lo facciamo nella quotidianità e negli anni. Mentre le vite degli uomini, appunto, come dicevo, mi appaiono più lineari. Questo dà alla scrittura autobiografica delle donne una caratterizzazione di orizzontalità che non hanno le scritture maschili, che invece sono più, appunto, lineari, ma in qualche modo sono verticali, ecco. Consentitemi questa modalità di esposizione. Un'altra differenza: le donne tendono a raccontarsi tra loro, gli uomini no. I grandi autobiografi della storia sono dei solitari. Sant'Agostino si era cercato un interlocutore, che però era Dio, quindi era un interlocutore piuttosto chic. Ecco, la sua scelta è stata abbastanza elitaria. Mentre le donne hanno questa modalità, anche questo desiderio, ecco, di raccontarsi tra loro. Questo appartiene all'esperienza secolare delle comunità di donne, dei lavori che le donne spesso fanno insieme. Ecco, mi viene in mente l'immagine di donne veneziane, ecco, che fanno un grande ricamo in cerchio, no? E tutte lavorano un pezzetto. Ovviamente tutto questo porta, questa costruzione di un cerchio di lavoro, porta al novellare, a raccontare e a raccontarsi. C'è un libro molto bello, molto interessante, molto noto, di Adriana Cavarero, che si intitola Tu che mi guardi, tu che mi racconti, in cui, appunto, alla fine degli anni 90, in cui lei parla di questa attitudine delle donne di raccontarsi o di farsi raccontare addirittura da altri. Perché questa modalità di racconto condiviso
ce la siamo portata avanti nel tempo attraverso l'autocoscienza, attraverso altre modalità che hanno assunto una valenza politica, anche se l'autocoscienza non era scritta, era parlata e si è perso forse qualcosa. Devo dire che sulla mia esperienza di questo corso di scritture autobiografiche che faccio alla Libera Università delle Donne da molti anni, la forma che abbiamo scelto pur nel mutamento negli anni, in qualche modo rispetta la necessità della solitudine per la scrittura autobiografica, che è una necessità che vale anche per le donne, secondo me. E il bisogno della condivisione, per cui sulla base di alcuni stimoli che io do, le corsiste scrivono a casa e poi leggono. Naturalmente c'è chi ogni tanto si rifiuta di farlo, e leggono durante gli incontri condivisi. E l'abbiamo rispettato questa modalità anche nei giorni, nei mesi di chiusura, nel senso che ci incontravamo su Zoom e ognuna leggeva, è venuta fuori così. L'autobiografia a quadrettini, come la chiamavano loro, perché siccome erano tante, c'erano tutti dei quadrettini, no, nel video e ci vedevamo solo in questo modo. Ci sono alcune che io ho conosciuto soltanto in questo modo, a quadrettini. Ecco, quindi condivisione e solitudine sono le due componenti fondamentali, a mio parere, della scrittura autobiografica, soprattutto femminile. Ritornando al tema del desiderio e rifacendo le tappe, sto per finire, di un tema dell'autobiografia più in generale, direi che se l'autobiografia parte dal desiderio, insegna ad imparare il proprio desiderio, impararlo meglio. E questo vale in particolare per noi donne, perché noi siamo state educate e scie di questa educazione la trovo ancora dentro di me, a non avere desideri, a rendere prioritari i desideri altrui e quindi a non conoscerli, a non elaborarli, a rinunciare quasi a priori, nel senso che non li conosciamo. Bisogna fare un esercizio, ecco, di apprendimento, almeno io ho dovuto farlo. E indubbiamente l'autobiografia mi ha insegnato a elaborare il mio desiderio, a imparare che cosa voglio, perché in qualche modo l'educazione ricevuta me l'aveva negato, perché non sapevo neanche di averli, insomma, desideri, venivano sempre posticipati. Non so se anche questa è la vostra esperienza, però è un'esperienza diffusa tra le donne. E al tempo stesso, e questo credo che valga per tutte e tutti, ma in particolare per le donne, l'autobiografia è un atto d'amore. È un atto d'amore verso di sé, nel momento in cui si impara ad accettarsi, anche in quelle cose che abbiamo fatto fatica a ricordare, che ci fanno ancora un po' arrossire ogni tanto, ci danno un po' fastidio, ecco, quando le ricordiamo tutte, tutte ne abbiamo nella nostra vita. È anche un atto d'amore, è anche una richiesta d'amore rispetto agli altri e alle altre. Io sono così e nella condivisione mi piace capire che sono accettata, per questo che per esempio i laboratori di scrittura autobiografica tra donne sono molto utili perché si tratta di luoghi protetti, non molto giudicanti, anche un po', ma non molto giudicanti, nei quali ecco, questa richiesta d'amore prevalentemente viene accettata. E quindi ci si assume, ecco, come dire, una responsabilità rispetto a sé nel momento in cui ci si narra, una responsabilità di rispetto per la nostra unicità, ma è anche una responsabilità a livello sociale, politico, nel senso che se impariamo a rispettare la nostra unicità nelle sue varie sfaccettature, anche non sempre positive, impariamo anche ad accettare l'unicità altrui, l'altrui differenza. Anche ciò che di un'altra o di un altro non ci piace, ma
rappresenta il suo modo di essere stato o essere stata al mondo. In questo modo credo che si costruisca, ma metto lì solo la parola perché è un discorso enorme, anche la nostra capacità di essere un soggetto morale. Mi fermo qui perché figure, apro porte enormi. Termino parlando di altre due virtù della scrittura autobiografica, in particolare femminile, che però possono essere estese anche agli uomini, che sono l'ironia e l'ambivalenza. Ho trovato tantissima ironia nelle scritture delle mie allieve, capacità di autoironia, ma anche di ironizzare tra loro, soprattutto sulle caratteristiche di ambivalenza che hanno e hanno avuto i loro racconti. Ecco, proprio perché noi donne abbiamo queste liste complicate in cui mettiamo insieme delle cose che non sembrano componibili, ecco, questa ambivalenza dello starci dentro comunque, che è una fatica, può essere alleggerita dall'ironia. Se c'ho tempo, faccio un piccolo aneddoto sulla mia vita. C'ho tempo, Sì, Susanna? Barbara, fai, fai. È un aneddoto sulla mia vita che mi sta particolarmente a cuore perché mi ha creato sofferenza in un passato molto recente. Io vengo vissuta nella mia famiglia come intellettuale, come quella che scrive, legge, fa convegni, fa cose di questo tipo. Quando sono nate le mie nipotine, da parte di mio figlio e di mia nuora, e da parte un po' di tutta la famiglia, c'era l'idea che io non avrei potuto fare la donna bene, perché ero quella cosa lì. Io invece desideravo molto fare la nonna e ho fatto una fatica di anni per dimostrare che potevo farlo e potevo farlo anche benino, senza negare tutta quell'altra parte che ero io. Ecco, diciamo componendo ciò che non volevo opporre. Ecco, modestamente l'ho fatto, con una certa umiltà necessaria. Sì, no, a volte mi scocciavo abbastanza e poi mi lamentavo con le mie amiche, ma comunque lo facevo modestamente, giorno per giorno, ecco, componendo le mie giornate in questi impegni che io volevo tenere insieme e che in qualche modo componevano principalmente il mio essere, più tante altre cose. Ecco, questa è una qualità biografica che mi riconosco, che ho ripercorso con un percorso autobiografico proprio negli ultimi anni, perché intanto rappresenta ai miei occhi una vittoria su di me e comunque rappresenta proprio questa serie di qualità che il percorso autobiografico ha e che ovviamente ognuno soprattutto deve avviare ed esperire su di sé. Un'ultima raccomandazione, quando facevo, adesso non ne faccio meno, corsi di formazione per insegnanti, introducevo sempre un primo modulo che si chiamava Cura di sé. E cioè dicevo, se voi insegnanti volete andare in classe a insegnare a studenti e studentesse come si fa un percorso autobiografico, prima lo fate voi, imparate a farlo e poi potrete anche insegnarlo. E cercando di essere fedeli a questo principio, via via che la vita mi ha presentato delle crucialità, io mi sono fatta le mie fatiche autobiografiche, scritture, ho riempito quaderni di queste ultime fatiche, di cui vi ho parlato. E in questi termini, naturalmente, non ne ho parlato con mio figlio e con mia nuora, che siete depositaria di una specie di segreto mio personale. Ho finito adesso. Grazie tantissime Barbara, se potessimo applaudire faremmo un applauso sicuramente perché ci hai dato tantissimi stimoli, hai detto le cose molto interessanti. Io prima di dare la parola alle altre che vogliono intervenire voglio fare solo due o tre sottolineature di cose che mi sono risuonate un po' personalmente ma soprattutto pensando poi al percorso, no? Che abbiamo svolto in carcere. Parto proprio da quest'ultimo esempio autobiografico che hai fatto sul tuo essere intellettuale e essere nonna,
tu dici giustamente che la pratica autobiografica è cura di sé, ed è molto vero, e dentro questa cura di sé io vorrei sottolineare la parola ricomposizione, no? Proprio partendo dal fatto, e poi ce lo racconterà anche Liz rispetto al lavoro che abbiamo fatto in carcere, proprio partendo dal fatto della nostra pluralità, no? Quello che una opportunità, insomma, che il lavoro autobiografico ci dà è quello in qualche modo di tenerci insieme, no? Noi quando facciamo i corsi partiamo spesso dall'esempio, un esempio maschile, che è l'esempio di Proust, no? Quando scrive: molti eserciti si scontrano dentro di me, no? Ecco, e sappiamo che Proust ha scritto piuttosto in maniera autobiografica. E uno dei suoi tentativi era proprio quella di tenere tutti questi suoi eserciti interiori in qualche modo dentro una storia che fosse la sua storia, no? E questo secondo me è una possibilità molto importante, e se mi permetti faccio subito un salto rispetto alla situazione delle donne detenute, perché per esempio tu hai, ripercorrendo la tua storia, tenuto insieme il tuo essere quella donna lì, col fatto però di poter essere una buona nonna, e molte di queste donne devono tenere insieme il fatto di essere quelle donne lì, no? Anche che hanno commesso dei reati, anche che hanno avuto una vita irregolare e anche che sono finite dietro le sbarre, dentro una cella, e però sono anche molto altro, no? Per esempio sono anche delle donne capaci di essere buone amiche, capaci di essere buone madri o capaci di essere buone figlie, no? Quindi questo elemento dell'autobiografia come ricomposizione di sé, io penso che sia davvero molto importante, e una delle cose da mettere maggiormente a frutto quando si lavora soprattutto con persone che stanno dentro un momento di, no, di crisi particolare, e quindi anche di fragilità particolare. L'altra cosa che voglio sottolineare è il valore politico, quello che tu hai chiamato atto di presenza, che può essere anche in una dimensione micro, no? Quindi non necessariamente la donna che poi compare pubblicamente o pubblica il libro, ma anche la donna che dentro il gruppo, per esempio, dentro cui tutto ciò avviene, questa esperienza autobiografica avviene, viene riconosciuta dalle altre, e questo è un dispositivo fortissimo che nel lavoro autobiografico chiamiamo a volte convalida esistenziale. Cioè io mi rappresento, no, con la mia scrittura, mi racconto alle altre, in questo caso parlo al femminile perché mi riferisco ai nostri laboratori, e le altre mi rimandano il fatto che sì, mi riconoscono, facciamo parte di una comune umanità. E quindi in quel caso la mia storia, anche se fragile, anche se difficile, anche se ancora frammentata, mi torna indietro, no, positivamente, con un mio protagonismo comunque legittimo, no? Quindi anche nella dimensione micro di un laboratorio autobiografico, che in quel momento lì è un microcosmo, no? Però questo meccanismo dell'atto di presenza, del dire io ci sono e sono questa, funziona, no? Funziona, anche se poi non esce allo scoperto e non conquista una dimensione più pubblica. Ma voglio dire, già quella è una dimensione pubblica, a cui io personalmente attribuisco molta importanza, ed è per questo che nel nostro modo di lavorare, il lavorare in gruppo è così importante. Ultima cosa, e poi sto zitta, sono contenta che tu abbia fatto questo accenno alla scrittura, perché scrivere è importante, cioè proprio avere di fronte a te un testo che è qualcosa che è uscito da te ed è altro, no? E che poi tu riattraversi è un dispositivo importantissimo per conoscere se stesse. Però assolutamente io credo non dobbiamo essere rigide su quello, lo dico perché poi Liz ce lo racconterà, noi abbiamo lavorato con donne anche semi-analfabete, no? E quindi a volte le loro scritture erano di 5 righe, no? Quindi non c'era
quella purezza del metodo, diciamo così, secondo alcuni, ma c'era il gesto comunque dello scrivere, del far uscire da sé quel pensiero su di sé, di poterlo poi rileggere e condividere con le altre. Quindi, no? Poi questo scrivere stava in mezzo a un molto parlare, stava in mezzo a dei giochi che usavano anche il disegno piuttosto che altre cose, non importa. Ma l'accettare il fatto di scrivere, farlo e produrre un testo, questo è stato importante e fondamentale, senza ricercare nessun, no, purismo da percorso autobiografico che dura 2 anni e produce 300 pagine, perché nel caso delle nostre donne non è questo, no? Però il dispositivo fondamentale di cui hai parlato c'è. Ed è importante e funziona, ecco, questo volevo dire. E non so chi vuole agganciarsi ai tanti ami che Barbara ci ha lanciato. Qualcosa in cui, insomma, che vi risuona particolarmente. Adriana, grazie, Liz, Anna, chi vuole? Ma io posso dire che, diciamo, l'elemento, venendo dalla letteratura delle donne, lavoro con Luciana Tofani. E tra l'altro Barbara mi ha riportato anche ai ricordi di Lapis, dove io l'ho conosciuta, letta. Volevo dire appunto questa grossa differenza, per esempio, e mi è piaciuto il termine esperienza, perché a me piace parlare di scritture di esperienza, perché il termine autobiografia, soprattutto nei contesti, diciamo, difficili, io parlo del carcere, per esempio, però ho fatto formazioni in realtà molto diverse, dove l'idea di scrivere in termini autobiografici dall'origine fino al tempo presente spaventa soprattutto chi ha grosse difficoltà con la scrittura. Allora utilizzo il termine esperienza, quindi il fatto di pensare dei pezzettini che però mi permettono di riflettere a partire dall'evento. Credo che il termine, tra l'altro, sia Erfahrung, perché Erlebnis è il vissuto, la cosa proprio che io vivo. L'Erfahrung è quando vado a ripensare attraverso la scrittura, che potrebbe essere anche un ripensamento con un'altra persona. Se io chiacchiero con un'amica, in realtà ripenso a quello che è successo. E mi è piaciuto molto il termine ricomposizione, perché in realtà i soggetti. Io parlo, ripeto, poi parlerò meglio dei detenuti, è come se dovessero riappropriarsi di tante parti di sé che non sono solo ed esclusivamente l'aver commesso il reato, perché quello c'è, esiste, però sono infinito altro, quindi essere figli, genitori, amici, eccetera, ed è come se la scrittura riuscisse a recuperare davvero tutti questi pezzetti. In modo da vedersi attraverso delle sfaccettature, diverse. Ecco, volevo dire solo questo. Posso dire un pensiero che spero non sia troppo eccentrico? Scusatemi perché non ho poca voce. Rispetto appunto alla riflessione sull'essere nonna e l'essere impegnata, diciamo così, in qualche modo, no? Mi è venuto in mente pensando alla mia esperienza e quindi poi anche ripensando un po' alle voci delle donne che abbiamo sentito, diciamo, nei vari progetti, che noi diamo troppo per scontato che dentro di noi la questione, diciamo, delle pluriattività, compresa in questa anche appunto l'attività di cura nei confronti dei bambini, della famiglia, eccetera, sia, come dire, sia risolta. In realtà non credo. Credo che, non so se pensa alla mia esperienza, cioè il fatto, siamo sempre di fronte a una scelta. E io
non ne sono sicura, però penso anche che la questione della scelta rimanga sempre una questione molto femminile, che gli uomini non hanno l'idea che scelgono, che devono scegliere in qualche modo, no? Non pensano in questi termini. Insomma, come sta tutta questa, io vorrei dire, insomma, tutta questa questione della cura, no, nei confronti dei propri cari, come sta nella nostra vita, è una questione in qualche modo aperta. E credo che tutto lo scavare che si può ritrovare nelle interviste che noi abbiamo fatto sulle donne su questo, rimandi a questa questione. Mi viene in mente che delle volte abbiamo letto in questo, come dire, quasi un tentativo di riscatto, o forse addirittura un tentativo di adeguarsi, no, a una richiesta sociale di passare dalla donna che ha commesso il crimine alla donna, no, che si prende cura dei figli, quindi quasi come se ci fosse un po' di esibizione in questo. Invece mi viene in mente che forse questa è una lettura un po' troppo banalizzante e in realtà continua a essere un problema, continua a essere in qualche modo un problema non completamente risolto. Non completamente risolto perché se non altro quando c'è da scegliere non è mai una questione risolta, quando c'è da scegliere quindi tagliare anche qualche cosa a cui una si sente attaccata, chiaramente è un travaglio. No, solo questo volevo dire, insomma, ma mi ha messo in moto un po' questo ragionamento che forse nei laboratori può essere utile prestargli una maggiore attenzione in più quando sicuramente verrà fuori. Scusatemi, solo questo. No, grazie. Scusa, volevo. Sì, volevo. Anzi, no, ti ringrazio perché io l'ho fatta facile, nel senso che l'ho fatta un po' veloce, ecco, questo discorso è vero che c'è sempre il tema della scelta. E io a un certo momento, per esempio, ho dovuto farla, ho detto a me stessa, non l'ho dichiarato pubblicamente, che comunque la priorità era per le bambine. Poi cercavo di mettere insieme, però se ci fossero stati dei momenti, dei tempi di conflitto, quella era la mia priorità e più o meno l'ho rispettata abbastanza. È vero che comunque in questa ricomposizione, in questa composizione, come l'ho chiamata io, anziché opposizione, continua e persiste una tensione, non è mai risolta questa tensione, no? E, è una componente essenziale, insomma, della nostra biografia, un po' come la tensione di cui parlavo in esordio, no? Ecco. Inevitabilmente è così e forse è questa tensione anche che aiuta il pensiero di sé, che aiuta, che ci accompagna, insomma, ecco, via via nelle scelte che facciamo. Quindi non intendo pensare a una ricomposizione tranquilla, pacificata, in cui tutto va bene. Boh, io sono la nonnina che fa le torte e nel frattempo scrive miliardi di parole, ecco. Adesso ho un po' di tosse, però volevo anche dire ad Adriana, giusta questa osservazione sulle scritture di esperienza. Questo è il modo che ha, per esempio, Lea Melandri, no, di parlare delle sue scritture. Ed è vero che se intendiamo in quel modo rigido il tema della scrittura autobiografica, come noi non lo intendiamo, come una scrittura, come diceva Susanna, no? 2 anni di lavoro per scrivere 300 pagine, no? È una cosa che non tutte possono permettersi di fare. Chi può se lo fa, insomma, ma
ma piuttosto può essere anche una scrittura episodica, una scrittura saltellante da un'esperienza all'altra, oppure, per esempio, come fa Lea, lei legge dei brani di autore o autrice, da quelli poi vengono fuori le esperienze. Ecco, hai fatto bene a fare questa chiarificazione. Se ci fosse un'intenzione di definire l'autobiografia in questo modo molto più rilassato ed elastico, come la intendiamo Susanna ed io, e non ci sarebbe stato bisogno di questa specificazione, ma invece è così, perché a volte appunto la scrittura autobiografica viene interpretata come un impegno pazzesco, per il quale bisogna avere degli strumenti, molto tempo e molta possibilità di scrittura. Quindi. Posso aggiungere ancora un'altra cosa? Scusate. Che può essere utile, sempre ripenso, diciamo, alle voci delle donne sull'esperienza della maternità e della cura dei figli. Noi giustamente valorizziamo molto le reti delle donne, soprattutto la rete figlia madre, poi al tempo perché dobbiamo forse vedere anche l'aspetto del conflitto. Tu non mi supporti abbastanza. Tu mi supporti troppo e rischi in qualche modo, come dire, che i bambini si attacchino troppo a te. Cioè, anche questo è un aspetto, non credo, completamente risolto. Insomma, teniamolo presente, ecco, laggiù sullo sfondo. Anche lì ci possono essere conflitti, tra donne. E guarda, io sono madre di un maschio, quindi ho una nuora, ecco. E quindi anche lì è una costruzione abbastanza complessa di relazione. Ma il conflitto fa parte di questo, con sentimenti di gelosia, invidia e tutto quello che può passare e passa molto tra le donne. Ecco, tutto questo appunto per comporre un quadro che non è certo il quadro del Mulino Bianco, e è un quadro di grande complessità, no? Che però, ecco, in qualche modo noi donne ci siamo attrezzate un po' ad affrontare, ecco, con una certa consapevolezza, ecco, senza aver risolto, ecco, Parola sì. giusta, la parola giusta. Sì. Vabbè, finito. No, grazie anche per questo scambio, perché poi quando si va a lavorare con le donne, insomma, queste cose poi sono molto reali, no? Molto concrete, molto palpabili queste dimensioni. E volevo solo tornare un attimo su una parola che ha citato all'inizio Barbara, che è desiderio. Perché noi abbiamo trovato il desiderio anche l'altra volta, no? Parlando di empowerment. E ci siamo detti che il meccanismo del self-empowerment, cioè dell'immaginare uno sviluppo di sé, non scatta se non ci sono dei desideri, no? Non scatta se non ci sono solo dei bisogni e non dei desideri, no? Che sono evidentemente due cose molto diverse. Questo è vero anche per il lavoro autobiografico, il lavoro su di sé, diceva Barbara. E questo mi sembra molto importante perché da un lato noi abbiamo visto, ce lo dirà meglio Liz, lo accenno solo, che la dimensione del desiderio in carcere è difficile, no? Nel senso che da un lato c'è questo tentativo di cercare comunque di cavarsela giorno per giorno, di reggere, di resistere, e questo non aiuta il desiderio. Oppure c'è una fuga totale, no? Da tutto, una fuga mentale da tutto, però questa fuga non è il desiderio generativo di qualche cosa, è un'altra cosa dentro cui ci si rifugia, ma rischia di non essere generativa. Allora questo mi sembra, come dire, mi sembra un tema importante, e se penso al nostro lavoro, mi sembra importante dirci, ma anche capire meglio, questa nostra funzione, perché noi ci vediamo nei laboratori che facciamo, ci vediamo come delle facilitatrici, cioè come delle persone che creano un contesto, facilitante dentro cui possano avvenire delle cose.
Allora, a volte quello di far nascere, favorire, sollecitare la nascita di questo desiderio è una parte importante e spesso è anche una parte non semplicissima, no? Da fare. E allora volevo, se abbiamo ancora qualche minuto, Barbara anche, o anche con le altre, però mi riferisco a Barbara rispetto all'esperienza proprio rispetto ai laboratori, no? In cui si fa questo, dove i laboratori sono un luogo, insomma, dove delle persone si trovano per fare una cosa e quindi sono un luogo protetto, anche un po' separato dal tran-tran quotidiano, no? Quindi è importante che siano anche un luogo un po' separato, perché magari in un luogo non rutinario succedono delle cose non rutinarie, ecco. Per esempio liberare un po' i desideri. Allora, non so, qualche riflessione tua o qualche cosa che ti ha dato l'esperienza su questo, ecco. Sì, beh, alcuni dispositivi, diciamo, ma molto semplici, no? Che ho adottato in questo gruppo finché poi è arrivata una situazione di fiducia, perché sono rimaste, alcune non ci sono più, ma sono rimaste appunto per 12 anni, alcune sempre in questo laboratorio che si perpetua ogni anno. Una cosa che ho fatto è stata quella di cominciare io a raccontarmi un po', perché loro sono venute a questo laboratorio a partire da un libro che avevo fatto in quegli anni, tanti anni fa, che si chiamava Nuove Virtù, in cui io parlavo appunto delle virtù delle donne, e quindi io mi sono raccontata facendo finta di raccontare questo libro, no? Loro pensavano appunto di un percorso di conoscenza, ma non autobiografico inizialmente. Invece io ho usato tutti degli esempi che mi riguardavano rispetto a queste virtù e mi sono scoperta abbastanza. Poi mi sono resa conto che non bastava, per alcune sì, ma non per tutte, e allora ho capito che c'era bisogno da parte di alcune, che erano quelle che avevano meno strumenti anche di scrittura, perché c'erano veramente delle disparità incredibili all'interno del gruppo, di avere delle stimolazioni. E infatti ho continuato a proporre per molti anni, ogni volta che ci incontravamo, uno stimolo per proseguire la scrittura. E a volte funzionavano, a volte non tanto, perché dovevano evidentemente incidere un po' sul loro racconto, sulla loro storia di vita, e non sempre lo erano. Devo dire che poi col tempo, conoscendole molto bene, conoscendole anche le loro vite, riuscivo a ritrovare alcune possibilità di entrare, perché poi gli veniva voglia di raccontare, no? Stimolavo in questo modo il desiderio, veniva voglia perché, anche per contrapporsi, delle volte era un po' provocatorio, no? Contrapporsi a qualcosa che io dicevo come stimolo, diceva no, ma non è così, in realtà non avviene in questo modo. Quando proprio le cose non riuscivo a districarle, perché ho avuto anche grandi momenti di criticità, ho agito molto sull'immaginario e non mi sono inventata una cosa che ho appreso da mio figlio, che è un esperto di videogiochi, e allora usava molto il Second Life, la seconda vita, e con loro ci siamo inventate le seconde vite, non ovviamente di tipo virtuale, ma di scrittura e di condivisione tra di noi. Devo dire che questa scrittura, che è diventata quasi una scrittura un po' avveniristica, un po' distopica, fiabesca, stranissima, ha sbloccato tantissime persone. Insomma, diciamo che ho giocato su questi dispositivi senza averne una, come dire, una preparazione, senza avere una preparazione teorica alle mie spalle, giocandomi, insomma, inventandomeli, ecco. Però, ecco, in situazioni differenziate, con persone diverse molto tra di loro, anche generazionalmente,
diciamo che alcune mie corsiste adesso hanno 90 anni, quindi insomma sono donne age, ecco, sono riuscita a trarre alcune cose, con risultati molto differenziati insomma, tra le persone. Grazie Barbara. Allora, ancora 5 minuti poi per non rubare troppo tempo a Alizia e Adriana, però mi dicono che c'è Manuela Gallerani che voleva il microfono perché voleva dirci qualcosa, quindi chiedo a Leonardo di darle la possibilità di parlare, anche di comparire se ha una webcam attiva. Sì, io ho la webcam, non so se mi sentite, però non sono Sentiamo proprio molto. bene? Ti sentiamo bene e non ti Perfetto. vediamo, ma non importa, l'importante è sentirti, Manuela. Sì, non lo so, la webcam non so come Non attivarla. importa. Comunque, chiedo scusa, spero di non essere inopportuna. Io ho sulla chat ho scritto che avevo una domanda, ma se è il momento giusto di fare le domande, oppure le facciamo tutte alla fine? Punto di domanda. Ma no, già che sei online, fai pure adesso, dai. Ok, allora due brevissime. Intanto grazie a Barbara che conosco, abbiamo anche collaborato e mi fa molto piacere sempre sentirla. Due domande molto, molto rapide. Una mi ha molto incuriosita perché non c'è stato tempo di approfondirlo, questo argomento. Hai parlato di forme narrative e immaginifiche inventate rifacendosi a storie altrui. E quindi mi piacerebbe sapere qualcosa di più, se è possibile, se c'è il tempo. Questa domanda mi ero appuntata, poi ce n'era un'altra, quando hai parlato delle biografie degli uomini che sono più verticali rispetto alla scrittura delle donne più orizzontale. Grazie, sono proprio due curiosità molto specifiche e ti ringrazio molto se c'è il tempo di dare una risposta. Grazie a Grazie Manuela, tutte. chiederei solo a Barbara se può stare un po' sintetica. Sì, no, assolutamente, anche perché sono due domande complicate. Comunque, ciao Manuela, intanto, sono contenta di sentirti. Per quanto riguarda scrivere le proprie storie attraverso anche degli stimoli di storie altrui, ne ho provate tante, letteratura, pezzi, di narrazione, fiabe. Narrazioni distopiche molto, perché sono fortemente stimolanti e quando mi accorgevo, quando si riuscivano ancora a fare le cose in presenza, quando mi accorgevo che stavo toccando alcuni punti sensibili, su quello mi infilavo. Però certo che sentire chi ha il coraggio di raccontarsi, chi ha avuto il coraggio di raccontarsi, suscita anche il desiderio di farlo. Ecco. Per quanto riguarda l'orizzontalità e la verticalità, ho usato due termini molto tranchant per rapidità, no? Però da quello che ho visto, ma non è del tutto generalizzabile, ecco, le autobiografie maschili sono più cronologiche, quindi trattano in modo più lineare la storia di vita, sono anche, come dire, più ubbidienti a quello che è il detto autobiografico. Per noi donne è molto difficile, ecco, perché dobbiamo portare avanti delle narrazioni contigue nel tempo e quindi si sviluppa una narrazione più orizzontale. Però, come ti dico, come vi dico, ecco, sono due termini che ho usato per rapidità, insomma, non sono soddisfacenti. Grazie Barbara. Allora, adesso passerei la parola a Liz O'Neill. Liz è un'esperta del metodo autobiografico, si è formata alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, è anche un'operatrice sociale che lavora in situazioni molto di frontiera con persone fragili e spesso in situazioni veramente difficili. Fa parte di un'associazione torinese che si chiama Sapere Plurale, che condivide con me, che si occupa di educazione degli adulti e di questioni di genere, quindi con un'ottica specificamente di genere, ma soprattutto per quello che riguarda questo nostro incontro, ha coordinato e ha gestito con me i laboratori del nostro progetto nelle carceri
femminili toscane. E quindi noi chiediamo a Liz di dirci alcune cose, di fare alcune riflessioni su, sia sulla metodologia sia su che cosa è successo all'interno di questi laboratori e nei rapporti con le donne e tra le donne. Io mi metto al servizio di Liz perché quando lei me lo dice vi condividerò lo schermo e vi farò vedere alcune immagini, alcune cose prodotte in questo laboratorio. Liz, vai. Grazie Susanna, grazie a tutti voi. Praticamente avete già detto un sacco di roba che io volevo dire, ma va bene, ripasserò ai concetti un po', perché comunque nel contesto in cui abbiamo lavorato erano punti molto importanti, comunque magari non dico certe cose che pensavo, che l'ho già detto, grazie Barbara, mille. Comunque sì, buongiorno a tutti. Io ero una delle facilitatrici del progetto WIT, Women in Transition, e adesso WOM. Io sarò molto concreto nel raccontarvi come abbiamo lavorato, come abbiamo gestito questi laboratori e qualche riflessione sul metodo e i risultati. Come sapete, il progetto WIT era il seguito della ricerca documentata nel libro Recluse sulla scia del pensiero della differenza centrato sulla soggettività femminile, su di sé, sulle relazioni dentro e fuori carcere e sulle difficili condizioni di vita nello stato di detenzione. Su di sé, come ha detto Barbara prima, molto, perché partire da sé si fa rivisitare se stesso nel rapporto con il mondo intorno e permette proprio di recuperare i nuovi strumenti di comprensione e di coping, si dice in inglese, o fronteggiamento, soprattutto in questo difficile evento della carcerazione. Allora, il progetto nostro era, vi descrivo un po' com'era. Siamo andati nel 2018 a Firenze, a Sovicciano, e poi dal Don Bosco a Pisa. E abbiamo fatto 6 incontri settimanali per 2 ore e mezzo ciascuno. Hanno partecipato in questi incontri circa 50 donne. Tra i due carceri, e mediamente 10, 12, 14 donne ogni volta. C'è un po' di, come voi che sapete anche come noi come lavorare in carcere, c'è sempre un flusso, c'è sempre un po' di via vai, però c'era un nucleo anche di persone sostenute. Prima di cominciare abbiamo ovviamente lavorato dietro la quinta e abbiamo fatto un'assemblea prima invitando tutte le donne dei carceri di venire per presentare il proprio progetto, di spiegare come volevamo fare. Poi abbiamo fatto anche incontri con i volontari, con altre associazioni che lavoravano dentro, e come hanno spiegato i colleghi dalla settimana scorsa a Venezia, questo lavoro molto importante che succede prima ancora, che deve proprio lavorare molto dietro per prima partire. Le donne sono arrivate da tanti paesi, Italia, Romania, Nigeria, Cina, Sierra Leone, Santo Domingo, Polonia, Bosnia, cioè dappertutto. C'erano anche donne trans in quelle di Firenze. Abbiamo voluto che quella sezione trans era coinvolta nel nostro laboratorio, anche lì un altro pezzo di lavoro l'ha fatto, e eravamo molto contenti anche che c'erano. E ovviamente con questi gruppi c'erano diversità a livello ovviamente linguistici e anche a livello di istruzione, che è sempre anche una mini sfida. Però la prima cosa secondo me da fare è di creare un contesto accogliente e sicuro. E noi entriamo in questo contesto, cioè facciamo noi, ovviamente creiamo noi questo luogo con loro, e
prima ancora che vi dico come abbiamo proceduto, c'era, devo dire che ci sono nella scrittura autobiografica, autobiografici, ci sono poche regole nei laboratori, ma sono importanti. E noi diciamo sempre all'inizio questa cosa, e durante i laboratori c'è questo ascolto reciproco, questo rispetto dovuto a tutti, per tutti, e la sospensione del giudizio è quello che va detto e scritto dentro, questi laboratori rimane dentro, rimane fra noi. E questi pochi ma importanti tre regole sono accettate da tutti. E creare anche, secondo me, anche questo luogo anche sicuro che va. Non ci sono prerequisiti per partecipare, come ha già detto Susanna, non occorre di essere una brava scrittrice già. Per loro è piuttosto l'idea di fare un compito bene, anche lì dobbiamo un po' smontare queste idee, che non c'è una cosa che è giusta, una cosa che è sbagliata. Cioè basta veramente... la partecipazione, la voglia di scrivere, di condividere, e come ha detto già Susanna, nel gruppo di Firenze c'era anche una donna analfabeta, però lei ha voluto partecipare e gli altri hanno scritto per lei, lei raccontava oralmente, oppure noi abbiamo aiutato a scrivere, poi lei raccontava le sue storie, poteva partecipare assolutamente. Vorrei dire anche, secondo me, il fatto di usare i termini autobiografico, abbiamo appena parlato di queste cose, per loro non è stato un ostacolo, credo, anzi, perché il proprio fatto che tu sei padrona della tua storia, ce l'hai già, diciamo, magari hai dimenticato, rimosso certi pezzi, ma non è una cosa che devi proprio... No, se tu sei competente già, voglio dire, no, di questa storia, allora secondo me questo fatto mette tutti un po' alla pari, no? Cioè abbiamo tutte le nostre storie da condividere, e più che noi come facilitatrice abbiamo aiutato loro a ripensare, a ripassare diverse storie loro, e proprio infatti sono, adesso vi spiego come funziona. Un'altra piccola premessa che per noi con questo progetto di empowerment, che noi abbiamo invece chiamato il tesoro nascosto per questi laboratori, non abbiamo quasi mai usato il termine empowerment, che è difficile tradurre tra l'altro, abbiamo proposto una specie di ribellione. Perché di solito diciamo impariamo dagli errori, invece allora abbiamo detto questa volta rovesciamo il punto di vista e impariamo dei successi, proviamo questo, dalle sfide che abbiamo affrontato, cioè dalle capacità che abbiamo espresso, e credo per loro è stato un approccio molto interessante e molto valido anche. Perché come la ricerca ha illustrato, cioè loro, sofferenza quotidiana, la lontananza dalla famiglia, dei figli, il fatto che sono donne che spesso hanno subito violenza, che sono a un basso livello di istruzione, spesso che sono povere, cioè sono senza lavoro, però è un errore di vedere le problematiche, questi, che sono vero però, perché possono anche nascondere le risorse che queste donne veramente possiedono. E noi eravamo lì proprio per proporre questa specie di sguardo diverso e aiutarli di non solo di tirare fuori queste risorse, ma proprio di ricordarle, perché poi, come tutti noi, ci dimentichiamo nei nostri punti di sforzo. Come ha detto Barbara prima, questa roba che raccontiamo a noi stessi, no? Delle nostre stereotipi che abbiamo noi, di come siamo noi, ci dimentichiamo anche noi le nostre punti validi, e ovviamente un contesto duro come carcere è più che mai, e ovviamente allora partiamo con questa premessa, questa scommessa che l'hanno accettata, e poi per questo metodo autobiografico
per queste caratteristiche proprio dalla metodologia e le premesse teoriche anche permette di oscillare fra la dimensione individuale e gruppale. Poi c'è questo nesso poi tra empowerment individuale e contesto relazionale, e poi dando così valore proprio alla relazione fra le donne. E per noi questo era anche proprio un preciso intento del progetto, di creare un gruppo, di aiutare anche questa specie di solidarietà fra loro, anche perché in carcere è anche più, delle volte, molto difficile, per gruppi, subgruppi, eccetera. Allora, parto e vi descrivo un po' come abbiamo lavorato. In ogni contesto, in ogni laboratorio, è previsto proprio il seguente. C'è un gioco rompi ghiaccio per presentarsi, per scaldare la memoria, per liberare le emozioni un po'. Un gioco individuale autobiografico, di cui abbiamo poi usiamo diversi dispositivi. Poi c'è l'osservazione e scambio in gruppo. Segue questo una scrittura individuale, che è un racconto di esperienza vissuta, e un'osservazione di nuovo scambio in gruppo, e poi un po' di commenti finale. Vi faccio subito... del mio schermo? Si vede il mio schermo? Sì, lo vedo. Infatti questo è un primo esempio che vorrei fare. Questo è il primo incontro che abbiamo fatto con le donne in questi laboratori di empowerment. Il titolo era Io sono tante. Noi ovviamente siamo arrivati al primo incontro con carte, penne colorate, caramelli da condividere, per, come ho detto, di creare un contesto anche un po' leggero, un po' anche bella, un po' diverso dal solito. E va detto anche, voi sapete probabilmente, che il contesto carcerario è sempre... spesso ostile e deve ricreare questo ambiente ogni volta, forse un po', però il fatto che noi ci siamo per tutte queste settimane di file, come hanno anche detto i veneziani l'altra volta, cioè loro anzi ti anticipano, ti aspettano, e c'è una certa certezza, no, della partenza. Comunque, primo era Io sono tante. E per il primo rompighiaccio abbiamo deciso di fare una specie di foglio grande dove abbiamo messo il mio nome, il mio simbolo, io sono, puntini puntini, io vorrei, puntini puntini. E uno si alza, prende una pennarella colorata e si scrive qualcosa, cioè ovviamente il tuo nome, un simbolo. E sembra una cosa molto, molto... piccolo, molto facile, però comunque devi pensare cosa scegliere, devi pensare cosa scrivi in quel momento lì, quale parola scegli. Forse si vede anche già lì qualche esempio, subito qualcuno scrive tipo io sono un testo di cazzo, vabbè, c'è sempre qualche rompighiaccio più dalle altre che va bene. Poi noi di seguito in questo momento parliamo della proposta di lavoro. Su questo tema qua la proposta era che è importante essere consapevoli che noi siamo non una sola cosa, non un solo ruolo, non una sola caratteristica personale, ma nella corsa della nostra vita abbiamo espresso tanti io diversi e ogni può essere una risorsa e una forza. Allora impariamo a vedere questi io. Le elaborazioni attraverso giochi e scrittura autobiografici fanno emergere la molteplicità di sé, che è risorsa, ambivalenza e pluralità. Io sono tante è un modo per aprire da subito possibilità, è anche un modo di riflettere su e contestare stigma e pregiudizio e rifiutare di essere inchiodato alla colpa e al reato.
Il gioco autobiografico individuale in questa situazione era questo arcipelago degli io. Forse ce l'hai messo prima, Susanna? Sì, un po' di esempi di questi arcipelago, che loro praticamente disegnano isole e scogli e si sono elencati, disegnati ovunque con colori e mettono tutti questi aspetti, cioè queste caratteristiche di tutti questi i che ognuno vuole ricordare, vuole mettere, che possono, come ho detto, possono essere caratteristiche, ruoli, eccetera. È interessante dire qui che solo in un caso, tra tutti, una persona ha messo su un'isola io come detenuta, se no non è mai comparsa proprio. Poi da questo esercizio, che è molto dinamico, diciamo molto, molto bello, li guardiamo tutti insieme, facciamo un po' di commenti, eccetera, fra noi, e poi tiriamo fuori una scrittura. E quella, in questo caso, era quella me che mi piace. Allora, alla ricerca di un io che ci soddisfa, che ci piace, che vogliamo coltivare. E lì c'è il tempo, tipo 20 minuti, mezz'oretta per scrivere. Dopodiché c'è questa osservazione e scambio in gruppo. A questo punto, mentre una persona legge, gli altri ascoltano attentamente, come abbiamo detto, questa è una delle regole. Noi chiediamo anche che loro, mentre ascoltano, scrivano una parola o due o tre su un post-it, che poi dopo li mettiamo tutti insieme. È proprio una parola che magari suona, una parola in cui una persona si rispecchia nelle storie, perché succede anche spesso così, le storie si rispecchiano molto e si parlano. Un'altra osservazione a questo punto da dire è che noi non analizziamo i testi. E diciamo anche questo allora all'inizio, cioè non è una seduta di psicologia, anzi, cioè, la scrittura autobiografica è un racconto, è una narrazione di una storia vissuta, è rivisitata in questo momento, e non può essere giudicata, non può essere, come ho detto prima, sbagliato, corretto, niente, e va ascoltato, va condivisa e punto. E questo va molto rispettato, devo dire, nei gruppi. È molto, 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 è molto potente. Allora, in questo laboratorio, in questo tema primo, di tanti io che sono presenti nella mappa, di sai, vanno dai ruoli sociali, giocato nella corsa della vita, alle doti personali, dai pregi, difetti, alle proiezioni verso il futuro. Prevalgono i ruoli, quelle della cura e delle relazioni, madre, sorella, amica, figlia, il lavoro, con suo bagaglio di competenze e saperi, i doti personali, relative soprattutto all'amicizia, alla solidarietà, alla ribellione, gli io di cui andare orgoglioso, cioè quella me che mi piace, hanno a che fare nuovamente spesso con la cura, di essere una buona madre, un'amica affidabile, di essere una persona capace di relazionarsi, ascoltare, esserci. E queste io risorse, grazie a questo ricordo e questa risignificazione, tira fuori queste immagini di sé, relazionale e anche sociale, è un sé nel mondo, con una profondità e una pluralità in controtendenza di questo io riato, punto. E credo questo è avuto molto successo, direi, in questo laboratorio, perché come primo approccio, perché già cominciano a vedere sia come questo strumento della scrittura funzioni, e sia come è possibile anche a rivisitare i momenti della vita, ridare un altro significato. Passo subito a un secondo esempio, proprio per rafforzare la metodologia.
La proposta di lavoro, scusa, la tema di lavoro questa volta era io ho dei desideri. Avete già accennato questo fattore. Il rompi ghiaccio era la parola futuro e con la cosa che emozioni associ a questa parola. Allora, la proposta di lavoro qui era: i desideri servono al cambiamento, come ha appena detto Susanna. Se non coltivassimo, scusa, desideri, non riusciremmo nemmeno a immaginare una vita futura. Non si tratta solo di speranza, non si tratta di mettere ma si tratta di mettere le basi di nuove possibilità. E certo, i desideri possono non essere realizzabili e creare frustrazione, ma questo è un po' il rischio che accettiamo e vediamo come va. E devo dire, come ha detto anche Susanna prima, che non è stato facile questa laboratorio, questa giornata, ma ha trovato resistenza nei gruppi, perché desiderare in carcere è identificato come fattore di sofferenza, perché si scontra sempre con questa dimensione di totalizzante, di blocco e di impotenza. E tanti dicono meglio non sognare, ci fa male, eccetera. Ma perché deve difendersi, anche come diceva prima anche Barbara, dei desideri, che può anche una paradossa della detenzione. Perché se il cambiamento è quello, è l'obiettivo, quello che è lì all'orizzonte, allora non devono essere bloccati i desideri, anzi. Allora abbiamo usato un gioco autobiografico, individuare questa margherita dei desideri, che è molto carina, ovviamente di nuovo molto colorata, e loro mettono i desideri, ma quelli possibili, quali sarebbe possibile. E poi da lì tira fuori uno e il racconto scritto era un racconto su un mio desiderio non ancora realizzato. Allora, questo lavoro è stato una liberazione progressiva dei diritti di desiderare. La mappa dei desideri è fortemente centrata sul recupero delle relazioni familiari, amicali e genitoriali, in un'immagine a specchio che riflette, rovescia e mancanze, impossibilità del presente. Comunque c'è sempre questa aspirazione di crescere, di migliorare, di diventare migliore, più forte, e dunque i desideri erano centrati anche di questa specie di, diciamo, un sei in evoluzione su una stabilità e una serenità di vita voluto, e anche sul piacere. Cioè, tanti hanno scritto cose molto semplici, tipo desidero solo un buon caffè seduto su un terrazzo che guarda il mare, e molto più realizzabile magari. Allora, questa è di nuovo questa lettura in gruppo che consente questa autoriflessività, rafforza questa spinta desiderante e al contempo invita a valutare la propria possibilità, senza però astrarre dalla realtà. Vince, ce la fai a chiudere in qualche minuto? Sì, sono qui. Si approda proprio a desideri possibili, che possono farsi poi progetto. Vorrei solo concludere, infatti questa è come abbiamo lavorato, e vorrei concludere solo con magari due parole su cosa vuol dire essere una facilitatrice. Il fatto che devi essere un po' direttiva, devi gestire bene il tempo e il lavoro, e fa sì che ognuno ha diritto alla parola e di parlare. Però è il contesto che funzionasse è la chiave. C'è uno spazio per esserci, per esprimersi, c'è un contesto sicuro, è tempo per se stessa, è il gruppo che si forma. Questo è bello e si consolida nel tempo. Concludo solo con un esempio molto bello, che a Firenze c'erano, alla fine del laboratorio, di tutti i laboratori, le donne sudamericane, c'è un gruppo di 3-4 di loro, e un gruppo di donne nigeriane, di nuovo 3-4,
il gruppo di donne sudamericano hanno voluto proprio di ringraziare le donne nigeriane, non solo per le storie condivise, per il fatto che loro hanno visto in questi incontri come loro erano più solidari fra loro, più si prendevano più in cura fra loro, hanno imparato proprio direttamente di questi incontri e l'hanno ringraziato. E le altre cose che ci ha fatto molto piacere è che alla fine del percorso a Pisa le donne ci hanno chiesto di fare un altro laboratorio, se potevano tornare, però volevano fare un corso sui diritti. Peccato che non abbiamo fatto, ma per noi era molto bello perché si vedeva che si è mosso qualcosa, cioè loro erano più consapevoli e anche più protagonisti in quel momento lì, in tutti i sensi, della loro vita, credo. Vabbè, chiudo qua, ci sono domande, ci sono? Grazie. Grazie molte, Liz. Ricordo che questo, il booklet che abbiamo restituito alle donne, di cui vi abbiamo mostrato poche pagine, lo trovate tra i materiali del corso, quindi potete guardarvelo interamente. E adesso so che c'è qualcuno che vuole interagire, però io proporrei invece di sentire prima Adriana, perché le due esperienze si rispecchiano anche se sono diverse, e quindi chi vuole intervenire si prenoti e poi avrà la parola. Adriana, prego. Sì, effettivamente in questo caso anche io dico quello che ha detto Liz, mi sembra che sia molto in linea e che sia stato già detto tutto. Allora, sono di Bergamo, si sentirono anche dall'accento, e dal 2002 sono all'interno della realtà del carcere di Bergamo, appunto. È una casa circondariale, quindi sono stata chiamata per far raccontare le donne. Il carcere di Bergamo è organizzato con una sezione maschile e una sezione femminile, però assolutamente sproporzionato, nel senso che 580 detenuti e 30 donne. Donne che facevano fatica a mettersi in gioco, non portavano a termine i progetti, eccetera, le attività, e quindi sono stata coinvolta. In realtà da allora, sono appunto, vi ho detto, dal 2002 lavoro di più nella sezione maschile, nel senso che il laboratorio di scrittura che è stato avviato poi ha funzionato ed è stato, tra virgolette, trasportato nella sezione maschile, che ha costituito la redazione di quello che è diventato il giornale che si chiama Spazio, diario aperto della prigione. Quindi all'interno del laboratorio tutto quello che viene scritto confluisce, potremmo dire così, dentro una pubblicazione per cercare di mettere in comunicazione, io dico, l'interno con l'esterno. Non ho abbandonato le donne, lavoro ancora con loro, però è vero che la guida, il motore è in realtà nella sezione maschile. Magari su questo poi appunto torniamo. È un laboratorio, quindi vuol dire davvero, un po' come è già stato detto bene da Liz, i soggetti vengono chiamati, le persone vengono chiamate a raccontare pezzetti, frammenti della loro esistenza e della loro vita, e io uso la letteratura, questo è l'altro elemento, cioè nel senso che fin dall'inizio, quando ho cominciato a condurre i laboratori, mi sono resa conto della fatica che c'era di fronte al foglio bianco, quello che Liz prima parlava del rompighiaccio, oppure appunto Barbara prima diceva, ho cominciato io a raccontare la mia storia, perché altrimenti davvero c'è un meccanismo che definisco proprio di difesa. Anche perché dentro, ripeto, queste realtà è vero che c'è una storia e ciascuno ha davvero gran voglia di raccontare la sua storia, ma fa fatica a pensare di riuscire a raccontarla, perché per esperienze precedenti, per fatiche dentro la realtà scolastica, perché non usano l'italiano come loro lingua madre, ma sono di origine straniera, eccetera. E io ho verificato nell'arco del tempo, dentro situazioni davvero molto diverse, che uno degli elementi che poteva funzionare
era il fatto di offrire prima della consegna di scrittura un induttore che veniva dalla lettura dei testi, dei brani letterari, che non vuol dire scrivete così, ma nel senso che metteva in moto quello che è stato un po' detto prima anche da Liz, delle suggestioni, le parole che muovono davvero delle emozioni e quindi poi riuscivano in realtà a scrivere. Diciamo che il passaggio è, se volete, per riuscire appunto a, in ogni incontro, mettiamola così, utilizzo un momento di introduzione che può essere la discussione di un argomento e poi il momento di una lettura ad alta voce e poi faccio scrivere, tenendo proprio, imponendo, obbligando ad una sorta di silenzio, perché non sempre le persone hanno voglia di scrivere, non sempre è il momento giusto per farlo, però nel momento della scrittura c'è silenzio, per cui chi non riesce a scrivere sta in silenzio e permette agli altri in realtà di scrivere. E poi c'è il momento di condivisione ad alta voce del prodotto. E quindi del testo che è stato scritto. Quindi diciamo che il fatto di dare tra l'altro un tempo definito, do un tempo preciso, quindi se faccio elenchi, soprattutto nei primi incontri, elenchi di parole, do un tempo molto stretto, in modo che a un certo punto dico proprio stop, altre volte invece, soprattutto quando c'è una consuetudine, invece lascio un tempo più disteso e a seconda di come vanno le cose poi a un certo punto ci interrompiamo e leggiamo ad alta voce. Diciamo che la questione del tempo, lettura di un testo ad alta voce letterario, momento della scrittura e poi condivisione fa in modo appunto, come ha detto bene Liz, di definire, chiamiamoli dei paletti, che mi permettono di non sentire troppa ansia, io dico, dal fare una brutta copia, una bella copia, non c'è mai il tempo per farlo e garantisco il fatto che non ci siano giudizi rispetto al testo che viene prodotto, ma un ascolto ed è vero che poi invece chiacchieriamo e raccontiamo sulla base di quello che i testi ci hanno raccontato, un po' come abbiamo fatto noi prima sull'onda, le suggestioni che ci ha offerto Barbara hanno messo in moto una serie di riferimenti e quindi appunto questo mi permette di viaggiare o di agganciare altre cose. Diciamo che sono partita dall'idea che la scrittura sperimentata, come ha detto benissimo Barbara, prima su di me, cioè la scrittura ha fatto bene a me e mi ha aiutato ad affrontare una serie di cose e a dipanarle proprio con infinito piacere utilizzo la scrittura, che secondo me è come lettura e scrittura sono degli oggetti mediatori, cioè qualcosa che mi permette di trasformare qualcos'altro. È come se attraverso la scrittura, ma così come accade anche quando leggiamo dei libri, in realtà riusciamo a prendere in mano qualcosa che diversamente non sarebbe stato possibile. Io ho individuato, se volete, anche dei momenti che ci sono prima di arrivare alla scrittura, perché non è, secondo me, così immediata, nel senso che ci sono come, considero innanzitutto la scrittura un'assunzione di responsabilità, cioè decido di rispondere di qualcosa che è accaduto ed è un piano molto individuale, quindi c'è qualcuno che decide di osare dire qualcosa. Poi però c'è il fatto che quello che ho scritto potrebbe servire a qualcun altro, che è, se volete, il piano della testimonianza, quindi una dimensione più pubblica, e c'è il piacere di vedere che quello che ho scritto resta, che per me è il giornale o comunque quello che è stato visto prima, il fatto che ci sia un prodotto sul quale io posso tornare e soprattutto un prodotto che riesco a far circolare. Nella realtà del carcere, per esempio, il fatto di essere anche dei redattori fa in modo che l'agente di polizia penitenziaria, l'ispettore di turno, una volta che lo legge va a fare un complimento o comunque prende spunto da quello che è stato scritto e fa delle domande a un detenuto al quale normalmente non avrebbe mai pensato di rivolgersi sostanzialmente. Quindi torniamo a quell'idea di essere attraverso, leggersi in maniera diversa attraverso il ruolo di scrittore o di redattore che in quel momento riesco ad agire. Vi dicevo prima, io ho individuato quelli che sono dei passaggi prima di arrivare alla scrittura, perché io ho visto che all'inizio è una sorta di blocco,
cioè in realtà io non riesco a dire ad alta voce quello che è successo, non riesco neanche a parlarne, c'è cioè una sorta di chiusura in una specie di, Virginia Woolf direbbe un cono d'ombra dentro il quale finisco e non riesco davvero appunto ad uscire. Il secondo momento invece, quando c'è una specie di spiraglio, è dettato dal fatto che sono le parole degli altri che mi aiutano a prendere in mano quello che io sto vivendo, e è il fatto di raccontare una storia, leggere un testo, leggere una poesia e così via, ed è come se quelle parole mi dicessero quello che io provo ma non saprei assolutamente riuscire a nominare. Il problema con la parola parlata è che è vero che mi permette di dire delle cose ad alta voce, però torno alla Zambrano che è stata nominata anche prima, Maria Zambrano dice è anche vero però che in alcuni casi la parola parlata quando io la utilizzo porta con sé una specie di disgregazione, una sorta di sconfitta, perché ho detto delle cose che non avrei voluto dire, perché mi sono scoperta troppo, perché non l'ho dosata completamente. Ecco, lì secondo me interviene invece la scrittura, che è il momento di quasi, torniamo a quella ricomposizione, di avere voglia invece di fare un viaggio quasi introspettivo, dove l'elemento centrale non è giocato sul timbro, il tono di voce, eccetera, ma piuttosto invece sulla riflessione, il silenzio, il ripensamento, il momento individuale. Quando riesco a scrivere sono anche poi pronta, perché la scrittura alla fine è qualcosa che tiene già conto poi di un interlocutore, vorrei farlo leggere a qualcun altro e quindi sono pronta effettivamente a donarlo, che è l'ultimo passaggio. Nel mio caso io vedo che il laboratorio di scrittura funziona nel carcere di Bergamo regolarmente uso il meccanismo della scuola da settembre fino a luglio, quindi io non vado ad agosto. E dentro questo spazio, diciamo così, che quindi c'è un senso di continuità e di regolarità, in realtà ci si abitua a scrivere e a pensare alla scrittura come una sorta di appuntamento. È quello che è stato detto prima rispetto al laboratorio come un momento un po' magico dove si può riflettere, ecco, insieme. Noi usiamo molto anche i libri, quindi diciamo che ho cercato in tutti i modi di collegare la realtà della redazione con l'esterno. Quindi per esempio rispetto alla realtà di Bergamo siamo giurati di un premio che è il premio Narrativa Bergamo, quindi siamo chiamati a leggere questi libri e poi a dare un giudizio. Ma soprattutto i libri diventano che sono loro che prendono nel momento in cui leggono delle frasi, delle parole, dei pezzetti sui quali poi noi produrremo i nostri testi. C'è una sorta sempre di aggancio tra le parole dei libri, le parole personali e nello stesso tempo appunto le produzioni appunto nostre personali. Scrivono tutti, nel senso che quando do il tempo della scrittura scrivo io e chiunque ci viene a trovare, perché è diventato un po' un appuntamento, nel senso che gli educatori, le psicologhe, gli assistenti sociali che sanno che esiste questa realtà, se hanno del tempo e se hanno voglia, si aggiungono. La regola d'oro è che chi c'è scrive come gli altri e scriverà da una parte e leggerà dall'altra, i testi verranno aggiunti quando costruisco una rubrica per il giornale o decido appunto di insomma diciamo dei temi, ecco, che sui quali appunto scegliamo o decidiamo di lavorare. Ecco, questo è il laboratorio che insomma che cerco di far funzionare nella realtà di Bergamo e che, come vi dicevo prima, produce poi un giornale, per cui alla fine il testo che è cartaceo, perché i detenuti non avrebbero possibilità ovviamente di leggerlo se non fosse tale, e contemporaneamente però è possibile raggiungerlo invece sulle pagine web, dove può essere, insomma, riusciamo a raggiungere sostanzialmente un po' di più di persone. Poiché sono un'insegnante, faccio anche in modo che la redazione del carcere sia sempre in collegamento con il mondo della scuola.
Quindi da una parte sono nella scuola, viene da dire, nelle scuole superiori riceviamo delle lettere e proviamo a rispondere a queste lettere, oppure nella scuola anche secondaria di primo grado, allo stesso modo cerchiamo di, anche qua a partire dai temi, cerco di trovare dei collegamenti che ci permettano sostanzialmente di far narrare i detenuti e contemporaneamente farli ascoltare ai ragazzi, agli studenti, eccetera, in quell'assunzione di responsabilità di cui effettivamente vi dicevo prima. Perché secondo me, tra l'altro, soprattutto con alcuni temi, su alcuni temi, le parole delle persone detenute vengono molto ascoltate dai ragazzi, più di qualsiasi altra come dire, parola, cioè quando parliamo di legalità e quando parliamo di fatica a mantenere il rispetto delle regole, se lo dico io ha un peso, se lo dice invece appunto un detenuto che racconta a partire dalla propria esperienza, ovviamente ne ha completamente un altro. Mi riaggancio a quello che, per concludere quello che dicevo prima rispetto alla scrittura di esperienza, appunto mi piace chiamarla così proprio perché sono pezzetti, sono frammenti, sono piccole storie di vita che ogni volta costruiamo, e anch'io esattamente come voi mi piace pensare all'autobiografia in maniera ampia e cercando di rompere completamente le rigidità sostanzialmente soprattutto letterari. Però ho visto, diciamo, nel tempo e soprattutto in determinate realtà di grande fragilità, il termine autobiografia risulta ancora un po', come dire, annichilente, ecco. E quindi dico sempre, sono frammenti, proviamo a raccontare un pezzettino, vediamo che, su che cosa possiamo andare a lavorare. E un'altra cosa faccio sempre in modo, di, un po' come è stato mostrato prima da Liz, di mettere insieme i pezzettini. Quindi ogni volta faccio dei libretti o qualcosa che può dare un'idea che la scrittura è sì individuale, ma deve diventare collettiva. Cioè il prodotto di una realtà laboratoriale che funziona perché siamo tutti insieme e quindi dentro quella condizione lì si produce in questo modo, recuperando in maniera particolare, mi viene da dire, il piacere di scrivere. Ecco, è una scrittura che si fonda, cioè legata proprio a una modalità laboratoriale dove il fine è una crescita, uno sviluppo personale, un racconto di sé e non formare degli scrittori. A me piace molto, concludo con questo, una differenza che fa un'autrice inglese, che si chiama Janet Winterson, tra la scrittura che scrivi tu e la scrittura che scrive te. E lei dice, è più importante la scrittura che scrive te, che ti cambia. Secondo me non sono in contrapposizione, cioè come dire, abbiamo bisogno della prima per arrivare alla seconda, cioè più scrivo e più mi accorgo di quanto mi faccia bene, più allora davvero mi faccio lavorare dalla scrittura. Posso dire che funziona in virtù del tempo, nel senso che nel 2002 sono arrivata oggi con tempi sempre maggiori dedicati all'attività laboratoriale, ma per un'altra cosa, che chi frequenta il laboratorio di scrittura ha voglia, per esempio, di impegnarsi anche su altro. Quindi intendo, decidono di tornare a scuola, di fare i laboratori teatrali, cioè fanno delle cose in modo che davvero diventi un esercizio un po' virtuoso dentro attività di questo genere, insomma. E quindi è un... il fatto di raccontare delle storie e sapere di stare dentro una storia finisce appunto per raggiungere un po' quel, io dico, una casa di mattoni, scriviamo con le parole, costruiamo una piccola casa di mattoni dentro la quale loro in quel momento lì stanno bene, perché si ritrovano almeno dentro il testo che porta ovviamente la loro firma. I primi che arrivano di solito usano la terza persona e poi invece progressivamente invece si appropriano anche proprio del loro nome e decidono invece di firmarsi in quel modo lì, un po' orgogliosamente, mi viene da dire. Ecco. Grazie molte Adriana, penso che chi vi ha ascoltato abbia da un lato visto le differenze, no? Anche nei modi di lavorare, ma contemporaneamente capito che il dispositivo di fondo è comune, no? Ed è un dispositivo che porta proprio a una autoriflessività, ci tengo a sottolineare questa parola,
che può portare alla riscoperta di sé attraverso il riattraversamento, no, della propria esperienza di vita. Poi ovviamente declinato anche con modalità diverse. Allora, adesso io chiederei l'aiuto di Serena, perché so che ci sono diverse osservazioni e domande scritte in chat e so che c'è anche qualcuno che chiede la parola, mi pare Elena, e quindi chiederei a Serena e Leonardo un po' di aiutarmi a capire come possiamo procedere nella parte del confronto. Eccomi. Ciao di nuovo. Sì, è vero, abbiamo un po' di domande da parte delle persone che ci stanno ascoltando, che ho piacere di leggervi, però mi dicevi che in realtà c'era una persona che si era prenotata, a cui possiamo dare... Allora passerei prima la parola a Elena, giusto? Va bene, poi se c'è anche qualcun'altra delle nostre... relatrici presente che vuole intervenire, naturalmente diamo la parola anche a loro. Elena ha l'audio attivo, quindi può intervenire quando vuole. Grazie, buonasera. Non so se mi vedete anche, però intanto vi parlo. Buonasera a tutti. Io volevo ringraziarvi tutte del bellissimi interventi. Volevo riprendere la suggestione che ci ha fatto Barbara Mapelli quando ha sottolineato il fatto che la scrittura poi è un atto politico per le donne. Mi è piaciuta moltissimo e io credo che tra le tante suggestioni che ci ha regalato nell'ambito penitenziario questa affermazione risuona potente, perché è vero che ci troviamo di fronte alcune volte a delle donne analfabete, però è anche vero che il poter scrivere anche solo una parola e poter comporre anche delle geografie, come ci ha fatto vedere Liz, è fondamentale per i loro processi di self-empowerment, quindi la trovo molto pertinente. E a questo punto io avrei una curiosità da farvi, siccome sia nel lavoro di Liz e di Susanna con il progetto WIT, sia anche nel lavoro di Adriana con la letteratura, ma so di altre amiche che lavorano con testi letterari, mi piaceva farvi questa domanda: avete mai lavorato con i libri senza parole? Cioè dove la sequenza è affidata alle sole immagini e dove sono le donne che devono poi comporre la storia guardando le immagini differenti? Non so se avete mai utilizzato questo dispositivo, mi è venuta la curiosità di chiedervelo, perché io l'ho fatto e devo dire è molto potente, perché lì c'è non dovendo avere delle abilità di scrittura particolari, è possibile che le donne si esprimano di fronte a delle immagini che vedono. Sono testi che vengono utilizzati in molti contesti, sono nati per l'infanzia, ma poi si sono diffusi anche in altri contesti, anche per adulti. Allora, mi veniva la curiosità di sapere se mai avete impattato in questi testi e li avete usati per stimolare il percorso autobiografico. Grazie Elena. Magari se ci sono altre osservazioni da parte di chi ha, diciamo, il microfono a disposizione, le raccogliamo e poi vediamo le risposte. Allora, di mani alzate non ne vedo, oltre appunto a Elena, ti ringraziamo per l'intervento, però non so, dimmi tu, vuoi che leggiamo le domande? Se non ci sono altri interventi, diciamo, vocali, chiederei a Adriano, a Liz, di rispondere su questa sollecitazione di Elena, poi passiamo alle domande. Che dici? Posso dire io intanto, magari. Allora, dunque, nella realtà carceraria no, nel senso che non ho mai utilizzato libri senza parole, uso molto le immagini, le fotografie, quindi porto fotografie, se vado a una mostra, mi viene da dire, o cose di questo tipo, porto e poi proviamo a partire dalle fotografie a raccontare dei pezzetti, dei brani, delle storie. Invece ho utilizzato questo genere di libri invece nel contesto scolastico, dove mi interessava con un ragazzino con disabilità intellettiva e non parlante, quindi questo genere di libri per fare in modo che lui riuscisse a riconoscere le emozioni.
e poi appunto riuscisse anche a dire tra virgolette le sue usando la comunicazione aumentativa alternativa. Ecco, questo l'ho fatto, lo uso diciamo spesso, ecco, mi viene da dire così, però ecco in una realtà molto diversa, non nella realtà carceraria, perché finora appunto ho sempre lavorato con persone che facevano fatica a leggere, quindi per esempio soprattutto tra le donne ho avuto persone che non erano in grado proprio di leggere un testo, però in quel caso lì io racconto. Quando dico che utilizzo un testo letterario vuol dire che posso leggerlo da una parte, oppure posso raccontare una storia, quindi racconto la storia di modo che non ci siano disagi rispetto al fatto di non consegno un testo, lo leggo ad alta voce, oppure racconto una storia in modo che la suggestione valga anche per chi farebbe fatica con la lettura. E invece noi no, non usiamo questo dispositivo, dico. Noi abbiamo altri metodi, direi. Immagini sì, di sicuro, però no, non un libro senza parole, non usiamo questo metodo. Però molto interessante, in effetti. No, noi, quelli che abbiamo illustrato prima, questi diversi nostri dispositivi, abbiamo una serie di loro, usiamo quelli. Bene, e allora poi abbiamo Eugenia, Piero Alfonso e Luisa che ci hanno posto tre domande che vado a leggervi. La prima è di Eugenia Fiorillo che ci chiede del rapporto tra autobiografia e social media. Si domanda infatti quale nesso ci sia e come cambia il nostro modo di raccontarci, molto interessante. Poi abbiamo invece Piero Alfonso, Iacono, che sta leggendo La prigione delle donne, si complimenta e ci chiede se la metodologia autobiografica serve più a sviscerare i conflitti psicologici che la detenuta vive o più ad anticipare il futuro della detenuta che le aspetta una volta fuori dal carcere. Quindi un modo di vivere con speranza la propria condizione, un modo di proiettarla in un'altra dimensione. In quest'ultimo caso non c'è il rischio che si crei dentro di lei un altro conflitto interiore, cioè quello tra desiderio e realtà, che le crei quindi del disagio? In tal caso l'autobiografia non rischia di avere un effetto opposto? E poi abbiamo Luisa, della Morte, che ci chiede quali aspettative può creare questo lavoro nelle donne detenute. È un lavoro di rafforzamento, ma come questo si può inserire nella rigida e testualmente inamovibile struttura del carcere? È una domanda, secondo me, è molto ben posta. Va bene, possiamo rispondere tutte. Io dico solo una cosa rispetto a quest'ultima osservazione del rapporto tra aspettative che possono avere le donne facendo questa esperienza e contesto carcerario, perché è la domanda che mi sono posta insieme alle altre molte volte ed è anche un po' al centro, insomma, del mio contributo nel libro La prigione delle donne, il fatto di governare questa contraddizione tra un contesto così e un lavoro di self-empowerment. Io quello che voglio dire è che noi con le donne abbiamo lavorato non su come reggere il carcere, abbiamo lavorato sulla loro vita in generale, no? E quindi siamo andate a sollecitare quello che potremmo chiamare anche semplicemente, come dire, un rafforzare la fiducia in se stesse. Quindi è un lavoro, come dire, che è vero che avviene in un contesto sostanzialmente che possiamo definire pessimisticamente ostile, però è anche vero che è un lavoro prima di tutto con la soggettività delle donne. E se lavoriamo bene, cioè se costruiamo un buon contesto narrativo, di scambio, di fiducia e di solidarietà,
questa corrente di fiducia in sé e in sé anche grazie alle altre funziona. Naturalmente quello che le donne poi si portano a casa noi non lo sappiamo, cioè se noi andiamo sul terreno della cosiddetta valutazione, noi possiamo valutare e dire che è andata bene perché le donne ci sono state bene, cioè ci sono state con piacere, hanno partecipato, hanno raccontato, alla fine hanno detto caspita però non avevo mai avuto un'esperienza di questo tipo. Ma questo è quello che sappiamo. Cosa si porteranno poi a casa di questo? Noi non lo sappiamo, no? Non abbiamo modo di verificarlo. Ed è per quello che ci teniamo a dire che questo tipo di laboratori all'interno del carcere sono prima di tutto un'esperienza personale, no? Cioè io faccio un'esperienza positiva in un gruppo con gente che mi sollecita in una certa direzione, se va bene scopro alcune cose che sono contenta di scoprire, vedremo poi l'uso che ne farò, noi diciamo qualcuna se la sarà dimenticata il giorno dopo, qualcuna se la sarà portata dietro e dentro per qualche mese, per qualcuna sarà stata illuminante. Questo possiamo dire. Dicendo questo però noi esprimiamo una doppia fiducia, che non è la fiducia nel carcere, che personalmente non ho, ma una fiducia nella soggettività delle donne e una fiducia nella possibilità di metterci insieme a fare questo lavoro, riconoscendoci a vicenda, rafforzandoci a vicenda, no? E l'altra fiducia che posso dire di avere è nel fatto che noi intenzionalmente impostiamo questo lavoro alla ricerca del tesoro perduto, come l'abbiamo chiamato, cioè sapendo che nella vita di ognuna, anche in quella più con la vita più pesante e più dura, però nella vita di ognuno c'è un sapere, c'è una competenza, c'è una volta che è andata bene. Uno dei nostri dispositivi si chiama quella volta che ce l'ho fatta, no? Non c'è nessuna vita in cui non ci sia qualcosa da salvare. Quindi il discorso di fondo è questo. Chiudo dicendo che le donne quando arrivano all'inizio, Liz diceva, noi abbiamo fatto un'assemblea per dire noi facciamo questo, vedete un po' se vi interessa, no? Quindi loro vengono avendo delle informazioni di base, non avendo un'idea chiara di quale sarà questa esperienza, ma si giocano, corrono il rischio, vengono a vedere, no? Che è l'atteggiamento giusto, no? Vengono a vedere e poi scoprono in itinere insieme a noi che cosa succede. Secondo me questo è l'atteggiamento giusto che credo tutti dovremmo avere quando andiamo a fare un'esperienza nuova, cioè vogliamo saperne qualcosa all'inizio per non andare proprio al buio e poi ci mettiamo in gioco. E questo, se non rischiamo un po', non facciamo nessuna esperienza. Mi sento di dire questo. Se posso aggiungere due cose, vorrei dire che anche in questi laboratori sulla scrittura, a parte il tema, diciamo, però il fatto che, vabbè, il fatto di scrivere, il fatto di raccontare una storia o frammenti della tua storia, comunque le donne in questi contesti qua, che è raramente che sono chiesti anche, a parte l'interesse generale nella loro vita, magari si scambiano storie fra loro, senz'altro, di sicuro, però una dell'esterno, magari una che viene proprio interessato anche di cioè raccontami un pezzo e poi fanno così e poi gli altri ascoltano e poi sono interessati anche gli altri alla loro opinione, cioè questo è sempre banale, no? Ma in questi ambienti talmente totalizzanti, talmente cioè vuoti in un certo senso, perché non fanno molto tutto il giorno, quello che fanno devono sempre chiedere permessi mille volte eccetera, c'è qualcuno che veramente, non solo noi dico, ma anche gli altri di questo gruppo, che è proprio interessato alle piccole cose della loro vita, racconti, e poi tu cosa ne pensi adesso? Esprimi la tua opinione su questo,
cioè questo pezzo, questo racconto dalle altre, è un suo potere anche, no? Di piccolo empowerment in un certo senso. E quell'altra pezzo che vorrei aggiungere è quella che Barbara ha detto molto tempo fa, il potere della scrittura proprio, è molto, cioè le donne in generale non credo che nessuno aveva già esperienza magari di scrivere di per sé, forse qualche diario, qualche giornale, sai, qualche cosa personale, ma non credo. C'è cioè questo potere, questo momento mentre tu scrivi un frammento, una storia, un pezzo, un racconto della tua vita, tu in quel momento lì sei la scrittrice e anche il protagonista della storia stessa, cioè questo si chiama gap, no? Questa bilocazione cognitiva, mi sembra in italiano si dice, no? Questo certo momento dove tu sei entrambi personaggi, tu sei quella che scrivi e tu sei quella che è nella storia, è una roba molto, molto potente, e questo fatto fa sì che poi questo piccolo distacco ti permette di proprio rivisitare quel vissuto e rivivere e dare un'altra chiave di lettura, e questa è una funzione molto molto potente. Non è che credo che diamo false speranze o aspettative, anzi credo che sia proprio l'opposto nella mia esperienza che succede, proprio l'opposto. Se ci sono altre risposte o altri commenti rispetto alle domande, se no abbiamo una mano alzata da parte di Claudia, forse, e le attiverei il microfono. Non so se... Credo lo possa fare lei. Non è possibile, mi dice Leonardo. Ma se... Magari intanto, mentre aspettiamo di capire se riusciamo a collegarci con questo partecipante, Adriana, non so se vuoi qualche considerazione sul ruolo, poi mi piaceva portare via. Allora, sono d'accordo, dunque non usiamo la scrittura per far parlare della detenzione, cioè non è l'elemento centrale, è come dare uno strumento che è quello della scrittura affinché sia possibile ripensare la propria esistenza, forse in virtù in funzione dell'uscita, quindi di quello che succederà, perché siano più forti. Non è una cosa su cui sono sempre molto chiara, non è una scrittura sfogatoio su cui devo dire tutte le cose appunto che non vanno bene, che ovviamente sono in sintonia con quanto ha detto prima la Susanna, anche soltanto rispetto al carcere o altre cose di questo genere. Non è l'elemento. L'elemento è che la scrittura può accompagnarmi nei momenti di difficoltà quando io sono più fragile, e se imparo che posso trasformare qualsiasi cosa in un racconto scritto, io non sono mai da sola. Per esempio, per me, a differenza di quello che ha detto Susanna, uno degli elementi, diciamo, in cui verifico che ha funzionato la scrittura, perché perdura, diciamo, nel tempo, è il fatto che mi mandano le mail. Quindi dall'esterno chiedono di poter fare degli esercizi, quindi che io dia loro le stesse consegne in modo che loro possano continuare a scrivere. Vuol dire che è la scrittura che funziona, cioè il fatto di poterla utilizzare per riflettere, per fare il punto della situazione, eccetera. Io dico che è una specie di cartina di tornasole di quello che in quel momento lì sto vivendo. E è vero che poi viene fuori anche la questione dell'episodio per cui io a un certo punto ho scelto una strada piuttosto che un'altra, e torniamo al tema della scelta. Però ecco, non uso la scrittura perché loro debbano parlarmi di quello che è successo, e non è per me terapeutica, non mi piace pensarla
Allora, la scrittura fa bene, questo è l'elemento, ma io non sono una psicologa e quindi i testi funzionano come racconti, cioè sono dei pezzetti sui quali io non intervengo perché non avrei gli strumenti per farlo, né in termini di interpretazione mi viene da dire, sono delle storie. Le storie hanno un inizio, uno svolgimento, una fine e le storie, l'elemento centrale, che mi danno quella fiducia di cui parlava prima Susanna, di andare avanti, che ci sia una soluzione, che ci sia un poi, esattamente che è tipico delle storie, perché ci piace vedere un film, leggere un libro, perché in realtà dal caos di quella situazione lì o dalle situazioni più complesse c'è una via d'uscita, c'è la possibilità di trovare è come passare da una ferita a una feritoia, c'è cioè un qualcosa che mi aiuta ad avere fiducia rispetto a quello che potrebbe essere. Questo è quello per cui che diventa importante, però non uso e non faccio usare la scrittura affinché diventi un'occasione per riflettere, per tirare fuori quelle cose mai dette allo psicologo. Poi magari succede e accade che scrivano, cioè i psicologi del carcere mi dicono che leggono delle cose nel giornale che non sapevano o che loro non avevano raccontato, ma secondo me perché funziona una scrittura che è libera, cioè che non ha non ha il vincolo. Quando lo psicologo fa una domanda ad un detenuto, è in una posizione superiore rispetto al detenuto dal quale si aspetta una serie di risposte. Invece noi è come essere sullo stesso piano e ci raccontiamo delle storie attraverso la scrittura. Quindi è per quello che può funzionare e a me che piace è che alla fine mi diano, per esempio, qualcuno mi dice che creo dei mostri perché poi arrivano con i quaderni pieni di cose perché io li incontro una volta per settimana, cioè vado una volta per settimana alla sezione circondariale in quella penale e quindi vuol dire che mi vedono una volta a settimana, la volta successiva mi portano un plico, è da lì che mi accorgo che loro la stanno utilizzando per loro e che hanno voglia poi di condividerla con me, qualcosa poi prenderò e qualcos'altro invece no, ecco. Posso fare un'osservazione rispetto a quello che dicevi? Visto che hai citato psicologo, allora lì c'è una doppia considerazione da fare. Intanto per cominciare c'è il rapporto con lo psicologo, la psicologa che attiene al trattamento, il quale però attiene anche a un giudizio in qualche modo di un percorso. Bravissima. Lo psicologo e la psicologa è una situazione piuttosto ambigua. E io mi chiedo quanto sono preparati a, come dire, gestire questa ambiguità in qualche modo nel rapporto. Ma anche ammesso che questa non ci fosse, lo stesso, sono d'accordo con te, sarebbe una cosa diversa, perché in genere, anche quando non c'è questo elemento perturbante, diciamo, del giudizio, dal professionista della psiche ci si aspetta, si hanno delle aspettative, ecco, si hanno delle aspettative e queste aspettative in qualche modo mettono su un binario la relazione. Quello invece, il valore psicologico, che non c'entra nulla, diciamo che non ha niente a che vedere col rapporto col professionista, ma però il valore psicologico, diciamo, di queste esperienze è che è quello che probabilmente risulta spiazzante, come avete detto, è che trovano un ambiente in cui pensare a sé. E questo nella vita delle donne, in generale un po' di tutti, ma particolarmente nella vita delle donne, non è così scontato. Penso a me, penso alla mia vita, penso a quello che ho fatto, penso a quello che sono, soprattutto. E questo probabilmente ha il grande valore che di per sé proietta fuori dal carcere,
proietta fuori dal carcere. Cioè, poi naturalmente c'è tutto il problema molto serio, diciamo, degli impedimenti, quando uscirò, non ho un lavoro e così via. Però quella è una dimensione, come dire, è davvero un tesoro, la capacità di pensare a sé, pensare a sé. E quello è un tesoro che forse non tutte, ma insomma, secondo me già l'aver fatto quell'esperienza è un valore e mette in qualche modo un seme che poi può germogliare. E ti proietta, insisto, al di là delle mura del carcere, di per sé, in qualche modo. Ecco, scusami, mi era venuto solo in mente questo. E aggiungo un'altra cosa che hai detto, che mi sento, che volevo anche dire prima. È un pensare a sé, che è un elemento, ma è collaborare con gli altri. Perché secondo me l'elemento forte di un laboratorio di scrittura, e soprattutto perché in alcuni casi loro hanno molto pensato a loro stessi, invece devono riuscire a lavorare, mi viene da dire, rispettandosi proprio in maniera... rispettando le infinite differenze, perché si lavora adesso, non so loro, ma credo che valga così, cioè il gruppo è molto eterogeneo, cioè io lavoro con un ragazzo che ha 21 anni e lavoro con un signore di 75, cioè c'è una disparità enorme di vita da raccontare e di ruoli che si vengono a creare, oltre che di storie. E quindi imparare attraverso la scrittura ad aver voglia non solo di scrivere, mi viene da dire, da esprimersi, ma ad ascoltare in silenzio le storie che vengono dette, e senza essere tranciante, rispettando tempi completamente diversi, perché hanno tempi davvero diversi. E questo secondo me è la ricchezza di lavorare in una realtà davvero difficile come quella del carcere, ad un prodotto comune, dove in realtà ciò che conta è che diventi io la chiamo una rubrica collettiva, cioè su quel tema lì abbiamo pezzettini che vengono da storie diverse. L'altro giorno abbiamo fatto cosa significa sentirsi utili, cioè sentirsi utili per un signore, come vi dicevo prima, di 75 anni, non è sentirsi utile di un ragazzo di 21 arrivato dal Kosovo, è completamente diverso, però è come davvero imparare non solo a esprimersi, quindi ad avere cura di sé, e che è un elemento assolutamente centrale, ma anche ad ascoltare gli altri attraverso il meccanismo che in questo caso è della scrittura. Può funzionare anche la realtà teatrale e altre forme di collaborazione, però ecco, questo è secondo me l'elemento. E poi più si lavora insieme, più ci si rispetta, poi davvero emergono anche le storie più personali, perché uno ha voglia poi di mostrarsi, di farsi conoscere, di dire davvero come stanno le cose, qual è il percorso che ha fatto. Però arriva dopo, non è prima. Non è all'inizio, mi viene dire, torniamo a quell'idea di una scrittura che poi ti lavora e allora tu sei pronto per fare altri passaggi. Non volevo lasciare senza risposta, Serena, non so se io le vedo tutte però, ma mi sembrava che ci fosse una domanda di Licia sulla frequenza ai laboratori, no? Giusto? Esatto, infatti l'avrei voluta leggere, una domanda che reputo anche importante. Dice Licia: nei vari laboratori fatti con le donne, quante si sono iscritte e quante hanno poi abbandonato lungo il percorso? Infatti spesso dall'entusiasmo poi si passa alla noia o alla delusione. Mi interessano le modalità per mantenere la partecipazione. Ecco, questo è un punto interessante. Io credo che noi, io e Liz, ma credo anche Adriana e tutti, non è che abbiamo delle grandi ricette. Devo dire che queste cose sono sempre un mix dal fatto che sei un po' fortunata al fatto che lavori bene, insomma, è un po' tutte e due le cose. A noi è andata bene perché complessivamente abbiamo avuto 50 donne, come diceva Liz, alcune andavano e venivano, altre solo due incontri su sei. Però non siamo mai andate sotto i 12-15
per presenze a ogni incontro, che cosa che reputo molto positivamente, insomma, molto positivamente. E all'inizio, voglio dire, nessuno di noi, credo, si ponga il problema se all'inizio le donne vengono, come spesso accade, in carcere per uscire dalla cella, come si dice. Perché questa è la motivazione più legittima del mondo. Cioè, se anche arrivano non sapendo niente e non avendo nessun proposito di grande costanza, se vengono anche solo per curiosità e per uscire dalla cella, è un ottimo inizio. Poi evidentemente sta molto a noi e sta molto anche a come funziona il gruppo, anche questo è importante, che questo uscire dalla cella diventi un interesse e si trasformi in qualcosa buono per sé, appunto, per prendersi cura di sé. E quindi questo un po' dipende da te, dalla tua proposta di lavoro e dalla capacità un po' di acchiapparle dentro un meccanismo che funziona. All'inizio le motivazioni possono però essere le più diverse, ma il nostro invito è a considerare le motivazioni di una persona detenuta a venire a ficcare il naso in quello che fai sempre come motivazioni razionali, valide e legittime. Cominciamo da lì e poi vediamo, insomma. Però ecco, questo per dire, è sempre un mix che ti va bene, c'entra anche molto il gruppo, perché se tu capiti in un momento in cui tutti si pestano con tutti e in sezione non funziona niente, beh, lì sei sfortunata ed è difficile, ed è un'altra variabile ancora. Non so se c'è ancora tempo per dire qualcosa. Abbiamo qualche minuto, direi, approfittiamo. Ok, allora, è un tasto davvero dolente, perché intorno a quello che diceva prima Barbara, secondo me, sulla linearità e la complessità, che sono davvero due cose diverse, cioè che mi vengono in mente in questo momento. Io ho lavorato nella sezione femminile a Bergamo, ci lavoro regolarmente, però davvero con fatica, nel senso in gruppo le donne lavorano. Questo è un altro, è un piccolo gruppo che viene fatto lavorare in lavanderia piuttosto che nella pulizia degli uffici, eccetera, eccetera. Questo è un altro elemento centrale, per cui quando c'è l'incontro laboratoriale, il gruppo è esiguo e quindi accade che appunto c'erano, non c'erano e così via. Però torniamo a quella complessità di cui dicevo prima e la linearità. Lo so che sono delle categorie, delle etichette appunto un po' tranchant, però forse aiutano in questo caso, nel senso che oltre a Bergamo ho lavorato alla Giudecca con Ornella Favero, quindi dove davvero siamo andate nel tentativo di cambiare le carte in tavola attraverso i laboratori di scrittura, che per un po' ha funzionato perché, come diceva Susanna, c'era un buon gruppo. Poi a un certo punto però le cose non sono più andate e non so quanto davvero sia solo questione del gruppo o da altre cose. Cioè, da me io ho verificato che non è una regola che voglio dire generale, però su questo mi sono interrogata molto, su dipende da me, eccetera. È vero che fa tantissimo chi conduce, l'entusiasmo e tutto quello che accade, però c'è un altro elemento. Se qualcosa è successo nella mia vita, nel caso delle persone detenute, difficile, non sono in grado di venire al laboratorio di scrittura, cioè si occupano d'altro. Questo non mi succede al maschile. Quindi il laboratorio va comunque difeso a prescindere da quello che è accaduto. Quindi davvero è più complesso portare avanti un'attività con continuità. Perché succede, vengono a dirmi che non vengono al laboratorio, però non c'è niente che le trattenga, perché, ripeto, il bambino, sono questioni davvero grosse e assolutamente legittime, quindi il bambino che non sta bene, il compagno che non ha telefonato, una lettera che non ha funzionato come doveva andare, eccetera, eccetera. Ed è vero quello che dice Susanna, la cosa importante è che escano dalla cella e che vengano, magari fosse così, però purtroppo succedono delle cose e questo non accade.
e quindi è difficile diciamo portare avanti con continuità e regolarità l'attività dentro con le donne. Questa è l'esperienza che io ho fatto, no, non mollo, e una regola che mi sono data è la pazienza, nel senso che accetto tutto, va tutto bene, se vado e loro non ci sono fa niente, e cerco in tutti i modi di motivarle, di non so come dire, lascio comunque le cose da fare, eccetera, cioè di avere un atteggiamento che non è, che è il meno possibile giudicante e svalutante. Il fatto è, certo, però non venite, allora non vengo più, ecco, però è vero che concretamente non ci sono, io riesco a spostarmi da un'altra parte, quindi, come dire, il lavoro lo porto avanti in un altro modo. Questa è l'unica quasi ingrediente che cerco di utilizzare per non farmi scoraggiare, perché in alcuni casi purtroppo ci si scoraggia un po' quando le proposte vengono disertate. Ecco, vi ho fatto l'esempio prima, cioè sono giurati del laboratorio del premio Bergamo, i libri lasciati nel gruppo femminile non sono stati letti, dall'altra parte sono stati letti, commentati, recensiti, cioè questo è un dato, perché il libro non piaceva o non era il momento adatto e così. Bisogna perseverare, ecco, io dico questo, forse l'altra cosa è pazienza uno e perseverare comunque, ecco. Adriana, mi viene da fare una battuta, che forse tra 500 uomini non è difficile trovarne qualcuno, tra 30 donne è un po' più difficile. Era la seconda cosa che mi dicevo. Non voglio banalizzare, perché poi... No, ma l'ho detto all'inizio, cioè... No, perché ho ragione. Di come le donne vivono anche a livello di affettività, di emozioni, eccetera, è un discorso importante. Però non è secondario neanche questo solito discorso delle sezioni femminili che sono piccole, agganciate a un maschile grande, dove non dico che la quantità fa la qualità, passami la battuta, ma insomma su 500 che trovarne 20 che ci hanno voglia forse non è più semplice. Se ce n'è uno che lavora, ce n'è un altro che è a riposo, capito? È quella la differenza. E quindi è ovvio che la redazione viene garantita, perché si danno il cambio, ma proprio me lo vengono a dire: oggi io non posso, mi dai i compiti lui, guarda che il prossimo mese c'è lui e non ci sono io. Al femminile questo non c'è, quindi sulle 30 che ci sono in questo momento, non tutte comunque hanno voglia comunque. E poi c'è un altro elemento che discrimina, che è la scrittura, quindi comunque è impegnativa, e allora può succedere. Ripeto, poi io non mi scoraggio, però effettivamente è un tasto dolente. Non abbiamo dato delle risposte definitive su questo, come abbiamo detto con Susanna quando ci siamo sentite al telefono, neanche con Ornella Favero. Va bene, non so, ragazze, sono le 19:42, forse abbiamo già bello che sforato. Serena, a te. Sì, abbiamo sforato, ma sono emerse tantissime cose interessanti. E io ringrazio tantissimo Adriana, Barbara, Anna, ma in realtà come sempre anche Susanna, grazie Liz, e tutte e tutti quelli che hanno partecipato. Ricordo ancora una volta, perché ripetere aiuta, che le iscrizioni si stanno per chiudere. Il workshop residenziale 23, 24, 25 settembre ha già quindi raggiunto quasi il massimo delle iscrizioni possibili. Io invito tutti comunque a partecipare e in modo tale anche da approfondire gli argomenti che sono stati trattati in questi tre incontri. Spero che siate stati tutti e tutte contenti, comunque soddisfatti. Non abbiate paura, perché chiaramente poi il dialogo, il confronto, tutte le cose anche lasciate in sospeso verranno raccontate e dette con maggior dettaglio appunto nel prossimo workshop. Ci ho detto,
chiaramente chi non riuscirà a partecipare è comunque invitato perché magari non interessato o perché non selezionato tra le persone tra i 25, è comunque invitato a scriverci e a mantenere un rapporto con noi che saremo comunque contenti di portare avanti. Davvero grazie tantissimo a tutte e a tutte. Grazie e a presto. Grazie a voi dell'ascolto. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.